Grazie Presidente. Bennardo, presente. Calabrese, assente. Chiavola, Jurato, assente. Caruso, presente. Laporta, presente. Ilardo, presente. Gurrieri, presente. Occhipinti, presente. Lalicata, assente. Mezza Salma, assente. Mauro, assente. Criscione, assente. Schirinà, presente. Antoci, presente. Podimani, Podimani assente, giusto? Sortino, assente. Guardo la postazione. Chiedo scusa, Sortino presente, Battaglia presente, Vitale presente, Firrincelli assente, Zagami presente, Buscemi presente, Galifi presente, Bidetti assente. Siamo presenti in 15. Dunque diamo inizio alla seduta ispettiva, la quale prevede un'interrogazione presentata dal, sembra a risposta orale ovviamente, presentata dal collega Chiavola. Se il collega Chiavola vuole cominciare a illustrarla, nel frattempo aspettiamo l'assessore Giuffrida che sta arrivando. Prego. Grazie Presidente, signor Sindaco, assessori e consiglieri presenti, ma io posso cominciare a illustrare l'interrogazione a risposta orale con l'assenza dell'assessore che mi deve rispondere? Eventualmente c'è il Sindaco, se lei si accontenta, certo, può rispondere anche, se no eventualmente facciamo venire il Presidente. A maggior ragione mi accontento del Sindaco, va bene. Allora, se mi sta dicendo così, perché prima lei aveva detto intanto iniziamo a discutere l'interrogazione, risposta orale e poi l'assessore viene dopo. Però, immagino... Se vuole sospendiamo il Consiglio per 5 minuti e diamo il tempo all'assessore di Giuffrida di venire. No. E poi le comunicazioni durano un po' di più. No, se, va bene. Se vuoi, eventualmente sospendiamo e aspettiamo che arrivi Giuffrida. No, mi ha detto che sta arrivando. Va bene, no, non sospendiamo niente, tranquillo. Va bene. Tra l'altro le avevo preannunciato, Presidente, che potevo essere intenzionato anche a ritirarla l'interrogazione, però io stamattina mi sono recato nel posto dove allora ho presentato un'interrogazione per questo motivo. Non ci sono situazioni di degrado di pietre in mezzo alla via, non c'è neanche la perdita d'acqua, forse è stata anche visionata dai tecnici di Bleacque, insomma non ci sono quelle condizioni deplorevoli che si registravano quando ho presentato l'interrogazione ai primi di ottobre. Sottoscritto su sollecito di molteplici segnalazioni provenienti dai residenti del circondario dei fruitori di via Madonna delle Grazie, stavo parlando, sentiero ripristinato da questa amministrazione ridotto nelle condizioni che vedete, perché io ho allegato all'interrogazione a risposta orale, ovviamente ho allegato delle fotografie. In vista della ricorrenza della commemorazione dei defunti si chiede un immediato intervento di ripristino della viabilità pedonale del sito. Si chiede inoltre un discreto mantenimento continuo anche durante altri periodi dell'anno, visto che il sentiero è fruito ed utilizzato da chi vuole raggiungere il cimitero di Contrada Scassale e chi vuole semplicemente percorrere questo posto magnifico come trekking o semplicemente passeggiare. Allora, la segnalazione è arrivata nel periodo di ottobre, quando parecchi vanno magari al cimitero più spesso in vista della commemorazione dei defunti, e dal momento in cui ho presentato io l'interrogazione a risposta orale, che sarebbe stato opportuno, caro Presidente, fosse stata discussa nella seduta ispettiva del mese di ottobre, non in quella del mese di novembre, dal momento in cui è stata presentata l'interrogazione a risposta orale ad adesso è trascorso quasi un mese e mezzo,
per cui ovviamente è superata questa interrogazione, ci sono dubbi. Non la considero superata per il fatto che, nonostante il percorso è stato ripristinato e ci auguriamo, signor Sindaco, Assessore Gioffrida, benvenuto, signor Sindaco, ci auguriamo che non è stato ripristinato solo perché c'era l'imminente commemorazione dei defunti e per cui quel passaggio sarebbe stato attraversato il percorso da molteplici persone, mentre ora lo è di meno. Ci auguriamo che questo percorso, per cui tanto si è battuto, ci si è battuti per riaverlo riaperto, sia un percorso fruibile sempre. Perché c'è tanta gente, tanti ragusani che abitano in centro, che decidono di andare al cimitero a piedi. Caro collega Iurato, lei è stato molto attento a questo sentiero, decidono di andare al cimitero a piedi durante l'anno d'inverno, d'estate, e utilizzano questo percorso, perché ci vuole 5 minuti, no? Ovviamente parliamo di persone in sane condizioni, d'inverno è un po' difficile, però ci sono molti che guarda, le assicuro che lo utilizzano per andare a piedi al cimitero, per cui teniamolo sempre in buone condizioni, anche per chi lo vuole utilizzare per altri motivi, per trekking, per passeggiate o altro, e non facciamo in modo che questo percorso di via Madonna delle Grazie venga ridotto all'abbandono. Un'altra segnalazione limitrofa, la piazzetta della chiesetta della Madonna delle Grazie ha necessità di un ripristino ambientale, nel senso che ci sono troppe erbacce, troppo fogliame nella parete rocciosa, per cui se si può fare un intervento, assessore d'asta, in questo senso lo introduco, se può fare un intervento nella piazzetta della chiesa della Madonna delle Grazie, perché c'è un numero di fogliame molto oltre il normale, un intervento in ripristino della parete rocciosa e anche delle basi vicino al parcheggio che sono piene di erbacce, un normale intervento in ripristino di quella via all'inizio, stiamo parlando all'inizio dove ancora ci sono i piani, le palazzine e le case delle abitazioni private. Grazie. Grazie a lei. L'assessore Giuffrida, prego. Grazie Presidente, un saluto al Sindaco, agli assessori, ai consiglieri presenti e a chi ci sta ascoltando. Consigliere Calabrese, lei stesso ha dato, scusi Calabrese, consigliere Chiavola, ha dato una risposta lei stessa alla sua interrogazione. Però mi piace sottolineare che questo percorso che lei stesso ha indicato, un percorso che ci permette facilmente di raggiungere quella zona alta di Ragusa, parliamo della zona Salesiani per intenderci, un po' più in basso, permette agevolmente a piedi di arrivare al cimitero, un percorso che per anni, forse decenni, era abbandonato. Siamo riusciti a recuperarlo, a recuperare alcuni tratti ricostruendo il manto sia in pietra che in parte anche cementato, abbiamo ricostruito i muri a secco totalmente diversi, distrutti, abbiamo realizzato anche delle opere a sostegno dei terrapieni che stanno a monte di quel tratto di stradina, quindi una stradina che lei stesso riconosce importante, via di collegamento da Ragusa che porta al cimitero, naturalmente una stradina pedonale, non è carrabile, solo il primo tratto è carrabile perché permette di arrivare a quei residenti o a quegli possessori di case di raggiungere, una stradina che ha necessità di lavori di manutenzione che noi facciamo, probabilmente nel periodo che lei si riferisce era ormai da un po' di tempo che non si faceva, però si sarebbero fatti prima del 2 novembre, che come tradizionalmente noi li facciamo sempre. Quindi la ringrazio per aver messo in risalto l'importanza di questa stradina, ma è nostra cura manutentarla sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista, il collega che si occupa della scervatura, tenerla anche efficiente dal punto di vista delle erbacce. Grazie. Grazie Assessore.
Prego, collega Chiava. Sì, sì, la breve replica mia, che mi ritengo soddisfatto della risposta. La strada era stata ripristinata. Ovviamente sarà il nostro compito monitorare che durante gli altri mesi morti dell'anno non si perda di nuovo sotto controllo la situazione sulla manutenzione continua e costante di questo percorso. Grazie. Grazie a lei, consigliere Diavola. Adesso ho chiuso il momento delle interrogazioni e a risposta orale, passiamo alle comunicazioni. Mi ha chiesto di parlare intanto il consigliere La Porta e poi il consigliere Bernardo. Prego, consigliere La Porta. Calabrese. Presidente, sindaco, giunta, colleghi consiglieri. La volta scorsa avevo fatto una comunicazione sulla ZTL, no? L'assessore Guerriere, no? I consigli, no? Ogni tanto li ascolta, no? È registrato, l'ho sentito, anche se durante il suo intervento ho fatto un po' di cacciare. Poi è arrivato a casa, ho sentito il suo intervento, ha detto una massa di cose, una marea di fesserie, perché non era realtà quello che diceva lei. Ce lo faccio dire. Dico, ha preso il mio consiglio per mettere del personale all'interno dei locali a fianco alla delegazione dove ci sono i vigili urbani, personale per espletare la domanda online, rifare la domanda online, quella domanda che abbiamo fatto dopo 2 ore di fila a 40 gradi. Quindi, ora, fate un comunicato, avvisate la gente, no? Non è che perché ci sono 2 persone là sanno che devono andare in delegazione i cittadini. Quindi, non le dico grazie perché non è farina del suo sacco. È così, è vero. Comunque, io oggi mi voglio rivolgere al mio amico Mario D'Asta, no? Caro assessore D'Asta, ieri ho postato su Facebook delle foto, no? Facendo un po' di romanzo, perché è solo romanzo, perché quella strada ci passano tutti. Parlo di via Cavalier Michele Calabrese, che è parente suo, non si mia. Io? No. Cavaliere non è vero. Quindi è la strada che dall'ex depuratore va a finire Praia Grande e Donna Lucata, no? Parlo della strada proprio dal depuratore, attraversando Contrada Maulli e arrivando in Contrada Gravina, dove c'è il bivio che poi sale per Fontana Nuova. Quello è un tratto tutto comunale, assessore D'Asta. Bene, ci sono passato quasi ogni giorno, no? La pista ciclabile è al solito, è peggio di quando l'avevo comunicato io in estate, che poi è stata ripulita. La pista ciclabile con le canne che sono proprio, che occupano una carreggiata e un pezzettino dell'altra carreggiata. Erbacce che escono da tutte le parti, un po' di sporcizia c'è, ma non mi ero accorto che dal lato opposto il marciapiede che va da Contrada Maulli e anche Gravina, mi sembra che inizia di là, il marciapiede che poi arriva proprio a fianco della falena è invaso da erbacce, non si può neanche camminare. E sempre le canne, perché c'è il canneto là, proprio sono ad altezza così, ecco, 1,5 metri, una cosa del genere. Quindi un po' di decoro, specialmente su una strada di accesso a Marina di Ragusa. Ci siamo abituati a vedere le strade di accesso anche più centrale, mi riferisco a via Spampinato, a Buffata, a scendere, no? Erbe a destra, erbe a sinistra, l'altra via Rimembranza, i denti, sono strade che da fuori territorio si immettono nella frazione, quindi mantenere un certo decoro anche per chi arriva. Io penso che no, vedere una strada pulita, cioè è diverso di vedere una strada in quelle condizioni, no?
Quindi capisco che ci vogliono i soldini, capisco, certo, tanto interveniamo, se soldi non ce ne sono, no, per fare i pupiati ci sono, e soldi non ci sono per un servizio del genere. Poi un'altra cosa, sempre sul lato opposto alla pista ciclabile c'è una micro discarica che si vede a colpo d'occhio, a colpo d'occhio. Sul lato destro, uno che cammina, se c'è una stradella quasi che si mette a 10 metri e ci sono cumuli di materiale di qualsiasi genere. Quindi si interviene. Ora lei mi dice deterrente, dobbiamo mettere polizia, lasciamo stare. Sì, ma se non si inizia ancora fra 10 anni, 20 anni, siamo nelle stesse condizioni. Nelle stesse condizioni, dove gli sporcaccioni sporcano e rimane là un mese, due mesi, tre mesi, quattro mesi, fino a quando l'assessore d'Aista si decide a trovare delle somme per integrare questo servizio, perché lo so che sono servizi non recitati nel capitolato d'appalto, questi qua. Quindi interveniamo, questo qua. Lo vedo rilassato, eh. Forse sono stato un po' più buono con lei oggi, no? E poi un'ultima cosa e poi mi taccio. Io capisco, no, che l'attrazione di Marina di Ragusa è il mare, no? Perché come ho detto sempre, se un giorno viene Mosè e apre le acque e fa scomparire completamente, a Marina non viene nessuno. Questa è, quindi tutto in funzione del mare, dell'estate, e questo non va bene, non va bene, perché là ci siamo 7.000 residenti e in più quelli che ci stanno, no? Che ci stanno a Marina annualmente, arriviamo a 15.000, cioè un'altra città. Perché le sto facendo? A parte per tutti i servizi, no? Perché ci sono servizi che in estate si fanno e in questo periodo si molla tutto perché Marina si spopola. Quello che voglio dire, non mi interessa se avete messo l'albero di Natale durante il periodo dei morti, la preparazione ci sta, no? Ci sta. Però io dico una cosa, si mette un albero di Natale e di notte si fa scomparire e se ne mette un altro, cioè sbagliate anche là nella scelta dell'albero di Natale. Così c'era un albero tutto in ferro, o oggi c'è un albero come quello di Piazza Libertà, identico. Va bene, ci sta. Però la cosa che io voglio rimproverare a questa amministrazione, no? Cioè, ma com'è possibile che ci sono quattro stelle in Piazza Duca degli Abruzzi e un albero di Natale? Tutto il luogo è... non c'è niente più. Ci sono le strade di accesso, c'è la rotatoria principale, ma mettete le quattro luminarie, e almeno le persone che arrivano a Marina dice vabbè, è Natale, no? Cioè uno per vedere a Marina se è Natale deve andare in piazza, perché solo la piazza si conosce. È sbagliato, non so, che è lei il responsabile. Quello è l'assessore Guerrieri. No, chi è che... No, ma chi è? L'assessore preposto chi è? Non lo so. Ah? È il sindaco, e lo parlo così. C'è sindaco, c'è quattro stelle, la quinta legge, quattro stelle e l'albero di Natale. C'è lungomare, c'è l'altro lungomare, l'entrata di Marina, no? C'è la rotatoria principale, balcone Mazzarella, quattro addobbi luminosi si potevano anche mettere, no? Questo è un rimprovero che faccio, poi per me non potete fare niente, tranquillo, fanno parte tutte le altre cose. Quindi ancora siamo in tempo, perché ancora l'8 di dicembre deve arrivare. Quindi se si vuole potenziare queste cose, ci sono i margini ancora per farlo, ma almeno alle entrate, no? C'è Natale, se si vede qualcosa,
Così no, deve andare in piazza uno per vedere qualcosa e basta. Presidente, ho finito. La ringrazio. Grazie, grazie a lei, consigliere Laporte. E la parola a Bernardo che ha chiesto di parlare, prego. Un attimo solo. Perfetto. Grazie Presidente, Sindaco, Giunta, colleghi consiglieri. Sindaco, sabato c'è stata un'importantissima manifestazione presso l'aeroporto di Comiso volta a tutelare lo scalo infrastrutturale Ibleo. Infatti si scrive aeroporto di Comiso, ma si legge aeroporto dell'Iblei, di cui Ragusa è capoluogo di provincia e di cui lei è il sindaco. Mi è dispiaciuto non vederla presente insieme a lei la totalità dei consiglieri della sua maggioranza amministrativa. Oggi tra l'altro ho letto una sua intervista rilasciata al quotidiano locale in cui lei parla di parole fuori luogo per chi dice che l'amministrazione non produce atti, al che io ingenuamente ho fatto una richiesta di accesso agli atti agli uffici e ho chiesto quali fossero e quanti fossero gli atti prodotti dai singoli consiglieri. Vede Sindaco, io ho ricevuto un foglio solo con 10 nomi più o meno, al che allarmato ho contattato gli uffici dicendo ma sicuramente manca un altro foglio perché noi siamo in 24. Mi è stato risposto che quelli sono gli unici che hanno svolto attività ispettiva, intendendo con questo mozioni, quindi non solamente interrogazioni a cui le sappiamo essere contrari, atti di indirizzo, mozioni, emendamenti, e di questi solamente 2-3 sono 12 nomi, di cui di questi, anzi, sa cosa faccio? Sì, no, glieli porto così li guardo un attimo. Un attimo precisa. Quindi dicevo, sono solamente 2-3, Presidente, mi scusi, però era necessario che il Sindaco lo vedesse. Quindi chiedo, ma cosa vengono a fare qui, Presidente, e tutti gli altri? A proposito di atti, anzi, colgo l'occasione per dirle che io ho presentato una risposta, interrogazione scritta, il 30 settembre. Ma lei è garante di tutti i consiglieri o no? Non è garante, evidentemente. Mi rivolgo anche al Vice Segretario Generale. Cosa bisogna fare in questi casi, con 18 giorni di scadenza? Grazie. Grazie. 18 giorni di ritardo. Va bene, ok. Grazie. Consigliere Calabrese, prego. Sì, grazie Presidente, Sindaco, Assessori, colleghi del Consiglio Comunale. La prima comunicazione, stamattina mi hanno detto che in via Valdosso la scuola Palazzello per problemi di marciapiedi e di velti e foglie non raccolte da parte di chi dovrebbe svolgere questo ruolo, ha causato un incidente a un bambino che è caduto e si è fatto anche male. Ce ne sono i social pieni. Vi chiedo di intervenire non solo in via Valdossola, ma laddove c'è sporcizia, nelle strade della città, perché c'è sporcizia ovunque. Il servizio di igiene ambientale non funziona bene. Non siete stati in grado in un anno e mezzo di presentare il nuovo capitolato, anche se non passa dal Consiglio, comunque mettetelo in atto se avete questa possibilità. Avete preso 6 mesi di proroga e credo che non so manco se bastano questi 6 mesi, vedremo. E in ogni caso la raccolta dei rifiuti solidi urbani, mi riferisco alla indifferenziata che quotidianamente avviene soprattutto in centro storico, è un problema serio e annoso che ai cittadini costa almeno 1 milione di euro l'anno. Questi sono i numeri che circolano in extra capitolato che vengono dati alla ditta che si occupa della raccolta proprio per evitare tutto questo. Quindi non c'è controllo, non c'è controllo negli affitti, non c'è controllo nei mastelli. Avete avuto, Sindaco, 7 anni e mezzo. Dicasi, 7 anni e mezzo, 6 anni e mezzo, mi scuso, 6 anni e mezzo per poter lavorare su un capitolato nuovo. Adesso con la nuova gestione avete avuto 1 anno e mezzo, siamo al punto di partenza. Quindi, Vice Sindaco, lei che forse è uno dei pochi assessori che riesce a fare qualcosa di positivo in questa città, se lo segni via Valdossola il problema delle foglie che ci sono a terra, che ci sono andato oggi, in effetti è veramente grave, soprattutto quando piove. Signor Sindaco, stamattina alla fermata dell'autobus per Catania è successo quello che succede spesso il lunedì, ovvero, mi rivolgo a lei perché l'assessore Arramo, l'assessore Gurrieri forse è impegnato anche a fare il consigliere comunale,
facendo il consigliere all'assessore, forse non si può occupare di queste cose, quindi glielo dico a lei. Il lunedì lei dovrebbe contattare la società che si occupa del trasporto pubblico, per, che fa la linea tra Ragusa e Catania, per dire che dovrebbe mettere un bis, un tris, un quadris, quello che serve. Perché stamattina quattro ragazzi che io conosco hanno dovuto prendere un taxi, è costato 150 euro e sono andati a Catania col taxi perché diversamente perdevano il volo. Perché i biglietti erano stati tutti venduti online, sono arrivati alla biglietteria e non c'erano biglietti, quindi non hanno potuto prendere l'autobus, non è che dovevano andare a passeggiare, dovevano andare a prendere un volo. Allora rispetto a questo io la invito a contattare la società e a dire che il lunedì e gli altri giorni, perché loro le criticità le conoscono, devono mettere il bis e il tris se c'è la possibilità di farlo. Vice sindaco, lavori a Marina di Ragusa, lungomare Bisani, siamo a dicembre, c'è mezzo lungomare da fare, non capisco perché dopo il mese di ottobre non avete iniziato i lavori, quindi anziché arrivare poi a luglio per fare la seconda inaugurazione, io capisco che forse è tutto strategicamente organizzato, però facciamoli questi lavori, completiamolo su lungomare, visto che comunque ci sono i soldi, finanziamento e tutto, perché siamo a dicembre e ancora i lavori non sono iniziati, non capisco perché non li dobbiamo fare in inverno piuttosto che in estate. E oltre il lungomare Bisani c'è anche la via Ammiraglio Rizzo, che è nelle stesse condizioni, bisogna completare i lavori sullo spartitraffico, tutto quello che c'è da fare. I cittadini di Marina mi segnalano queste problematiche, quindi mettiamoci sotto, non arriviamo in estate poi per svolgere questi lavori. Un'altra cosa, intanto vi annuncio che in Emilia Romagna, in Umbria, ha vinto il centrosinistra, c'entra poco con il Consiglio Comunale. Il Partito Democratico è al 42% in Emilia Romagna e al 32% in Umbria, queste sono le proiezioni, quindi siamo come Partito Democratico oggi siamo contenti di darvi questi numeri. Visto che si parla di tennis e di set, il centrosinistra in questo momento diciamo che conduce per 2-1 sulle ultime elezioni regionali, questo ci fa ben sperare. Ci fa ben sperare perché l'ultima volta che sono stato in questo consiglio ho chiesto al primo cittadino, ho fatto due domande al primo cittadino e all'assessore Guerrieri, non ho ricevuto risposte, le farò in questo consiglio, spero che questa volta me le dia, ma le farò fino a quando non mi rispondete. Mi dicono che l'entrata in consiglio comunale del consigliere che abbiamo accolto a braccia aperte perché ci darà una mano, il consigliere subentrante alla dimissione dell'assessore Pasta, sia un patto politico con il Movimento per l'Autonomia di Raffaele Lombardo. Dice che vi siete incontrati, la vicinanza dell'assessore Pasta al Movimento di Raffaele Lombardo è nota in città, la conosciamo tutti, mi pare che non ci sia nulla da nascondere. Rispetto a questo io gradirei, perché veda, è arrivato il momento, sindaco, per fare il civico è bello perché uno non prende posizioni e prende i voti dalla destra, dal centro, dalla sinistra, prende i voti un po' da tutti, non schierarsi, dire che io privilegio le idee alle ideologie, come dice spesso lei, e tutti quelli che decidono di non prendere posizione, è comodo. Però adesso, siccome fra poco ci saranno le elezioni regionali, io credo che lei ambisca... Come? Sì, sì, fra poco. In politica 2 anni sono pochi, glielo posso garantire, consigliere. Fra 2 anni sono pochi, se ci arriviamo 2 anni sono pochi. Sono 2 anni, fra 2 anni siamo in campagna elettorale e lei già avrà dovuto scegliere. Intanto, se decide di candidarsi, si deve dimettere 6 mesi prima. Fateli bene i conti, che io insomma, qualche conto l'ho fatto. E io vorrei capire se lei. Piano piano si sta avvicinando a qualche partito o a qualche movimento, che comunque, anche se si chiama movimento, anche il Movimento 5 Stelle si chiama movimento, ma sono partiti. Il Movimento per l'Autonomia è un partito. Vorremmo capire, ecco, se ci sono movimenti sotto questa, anche perché noi ci dobbiamo anche un po' organizzare nel tentare di capire il nostro sindaco, se dobbiamo sostenerlo alle prossime elezioni, se è vicino a noi, se è distante da noi, chi lo sa, tutto è possibile. Un civico si può inventare tutto e il contrario di tutto, perché essere civici oggi significa essere camaleondici, cioè io mi coloro
mi coloro a seconda quello che mi conviene. Io vado a fare pesca subacquea, ogni tanto prendo i polipi, no, ogni tanto i polipi si colorano a seconda il colore dello scoglio. Ed essere camaleondici in politica, polipo non c'entra niente, però essere camaleondici in politica e riuscire a mimetizzarsi, io credo che sia in politica un qualcosa che aiuta e che premia. Un'ultima cosa, stiamo vedendo che dopo 34 anni, questo glielo do come comunicazione, ah no, c'era un'altra cosa che dovevo dire, l'altra domanda era legata al fatto che non capisco perché l'unico consigliere che è rimasto consigliere e assessore è l'assessore e il consigliere Gurrieri. Qual è la motivazione? Perché la prima dei non eletti è la consigliera Malfa? O la motivazione è perché comunque l'assessore Gurrieri deve per forza fare l'assessore e il consigliere, perché comunque ha questa voglia di continuare a fare questo? E come mai lei, che diciamo ambisce e predica la partecipazione della politica quando più ampio possibile, come ha fatto l'altro giorno con il consigliere subentrante, non porta avanti e non va a dimettere il consigliere assessore Gurrieri dal ruolo di consigliere? Io credo che sia qualcosa che faccia chiarezza, a meno che lei non ha paura di perdere la maggioranza in consiglio, no? E allora, rispetto a tutto questo, vede i calcoletti, bene, lei li può fare, ma lo dichiari, così la città lo sa quello che voi fate col cencello in mano e con manuale per cercare di capire come muovervi per mantenere le maggioranze forzatamente. Perché ad oggi, vabbè, se andate avanti in modo trasparente e chiaro, non avete più la maggioranza in consiglio. E io vi sfido, si dimetta, consigliere Gurrieri, si dimetta da assessore, da consigliere, e continui e faccia l'assessore, ha tante deleghe importanti, che sicuramente qualcuna la sta portando bene avanti, ma altri, col fatto che fa il consigliere, magari non ha il tempo. Quindi la invito a dimettersi da consigliere. La sfida che vi lanciamo è questa: vediamo se avete la maggioranza in consiglio. Fate dimettere il consigliere Gurrieri da consigliere comunale. Vediamo se facciamo poi due conti e vediamo come andiamo avanti, visto che siete partiti con una maggioranza granitica che via via si è persa per strada. Un'ultima cosa, c'è sulla finanziaria la possibilità che si metta fine alla questione, se vi ricordate, del Sisma 90, dei fondi del Sisma 90. Vi posso anticipare che grazie al senatore del Partito Democratico, primo firmatario, siamo riusciti ad ottenere il rimborso del 50% di quel 90% che i cittadini non avevano preso. Quindi nei prossimi mesi, probabilmente, utilizzo il probabilmente perché non si sa, no, il primo firmatario è il senatore Nicita, questo glielo dico, il primo firmatario è il senatore Nicita, ma ripeto, al di là poco importa, non è importanza, l'importante il primo firmatario è il senatore Nicita, poi andiamo a vedere le carte. Ma sì, allora, detto questo, se vi ricordate, nel 1990 a Ragusa ci fu un terremoto, poi ci siamo stati, me compreso, quelli che abbiamo pagato, e invece ci sono stati i furbetti che non hanno pagato l'IRPEF. In particolar modo una nota imprenditrice siracusana è riuscita a fare un emendamento dove il 100% lo portava al 10%, una sorta di sanatoria. Tant'è vero che poi quelli che avevamo pagato abbiamo diritto al rimborso del 90%. Il 50% sul 90%, cioè il 45% sul 100% l'abbiamo già preso. A giorni prenderemo il resto. Collega interessante, però deve andare a concludere. Stiamo organizzando un convegno come Partito Democratico per parlare di questo argomento, e quindi sarebbe opportuno che anche i consiglieri della maggioranza, il sindaco, il presidente del Consiglio partecipaste a queste iniziative. Questa è politica e serve a dare una mano e un contributo alla collettività, cosa che voi a volte fate, ma spesso non fate. Grazie mille. Ha chiesto di parlare la consigliera Caruso, prego. Buonasera Presidente, Sindaco, Giunta e quanti siete qui presenti. Intervengo nel mio ruolo di consigliera comunale, giusto precisarlo sempre. E non posso che riprendere da dove ci siamo lasciati la scorsa settimana. Avevo denunciato la questione relativa all'insicurezza su contrada Serra Garofalo, ma diffusamente in tutte le contrade. Avevo chiesto una risposta, ma l'assessore Di Stefano, assessore, lei forse, come le dicevo la volta scorsa, lo tenevano in protezione, non era in aula, no, aveva avuto un problema.
e quindi non ho ricevuto risposta. L'ho chiesto al sindaco, ma non, come dire, non sono stata ritenuta degna di una risposta. Però giorno 16, assessore, lei lo sa che cosa fa, se lo ricorda? Rilascia una dichiarazione, invece di rispondere in aula, rilascia una dichiarazione a Video Mediterraneo. Partiamo dalla parte più bella di questa dichiarazione, assessore. Dice: grazie al capitolo delle contrade stiamo lavorando a... Assessore, ma quando parla di capitolo contrade, ma si riferisce agli offensivi 70.000 euro? Le faccio qualche domanda, le chiedo per favore attenzione, se può prendere qualche appunto, assessore, e magari di rispondermi. Vorrei capire quanto c'è ancora su questo capitolo, quanti ne ha spesi, se li ha spesi, e se lei ha la disponibilità di poterli spendere oppure no, di allocarli come meglio crede in base a quelle che sono le esigenze e le emergenze delle contrade. Sempre rispetto a quella dichiarazione rilasciata sempre alla stampa, lei dice che state lavorando alle linee di illuminazione per le contrade ed è un piano che richiede tempo. Io mi ricordo che nel bilancio di previsione il consigliere Bennardo aveva fatto un emendamento. Quanto tempo ci vuole, assessore, per queste linee di illuminazione? Gliela diamo una risposta agli abitanti delle contrade? Poi ancora lei continua e dice: ci sono misure in corso. Quali sono queste misure in corso? E ancora dice: videosorveglianza operativa. E io le chiedo: dove questa videosorveglianza e quando sarà operativa? Lei, se non sbaglio, ha pure la delega alla tutela animali, giusto? Non mi sbaglio. Mi giungono delle notizie da parte di cittadini che hanno delle colonie feline e a quanto pare mi riferiscono che le sterilizzazioni sono ferme. È vero? Glielo dico io, sì, è vero, perché mi sono informata oggi. E mi dicono pure che forse si potrà ricominciare a sterilizzare i felini, quindi i gatti, tra 3 mesi. Mi può spiegare perché? Perché io questo non lo so. Assessore D'Asta, buonasera. Mi aspettava, vero? Forse lei, come dire, i miei social non li segue più e fa male. Forse mi ha messo nella posizione pausa 30 giorni, non lo so. Ma le segnalazioni che faccio al protocollo, però quelle purtroppo le deve leggere, non ci posso fare niente. Mi viene da ridere, lo so che le viene da ridere, perché io e lei ci capiamo bene, assessore D'Asta. Via Berlinguer, lo sa perché? Via Berlinguer, una discarica a cielo aperto. Via Berlinguer, una discarica a cielo aperto da anni. Ma questa noi la conosciamo che è una discarica a cielo aperto, ma ancora nessuno l'ha capito che bisogna mettere una telecamera all'ingresso e una all'uscita, capire chi entra e chi esce, però evidentemente è troppo difficile. Però il livello si fa più alto, sa come quando gioca a videogiochi, superato il livello poi c'è quello successivo, più alto. E il livello più alto ci porta all'abbandono di un serbatoio di Eternit sbriciolato sulla strada. Io ho fatto la segnalazione al protocollo, ho mandato la foto, c'è tutto, insomma, ho chiesto l'intervento immediato per la sicurezza dell'ambiente, dei cittadini, niente. Fino ad oggi pomeriggio alle 17.22 sono lì passata e l'area non è neanche transennata. Sa che cosa ho fatto oggi da semplice cittadina? Ho contattato una ditta che si occupa di smaltimento, senza dire che era una consigliera comunale. E la ditta mi ha risposto, una ditta qualunque, la prima che lei va su Google e scrive ditta smaltimento rifiuti, amianto. E mi dicono che se la richiesta ha carattere d'urgenza si può intervenire in tempi rapidi. Io penso che questa richiesta abbia carattere d'urgenza perché si trova in una strada comunale, in una strada di passaggio a ridosso di campi e lì intorno agricoli. Quindi io la prego, non mi dica che non ha disponibilità di spesa nel capitolo, perché altrimenti io direi che facciamo una carrozza e un cavallo in meno illuminato e i soldi li troviamo. Grazie. Grazie a lei. Collega Firringieri, prego. Grazie Presidente. Buonasera Sindaco, ben trovate, Vice Sindaco, Vice Segretario Generale, Assessore, colleghi consiglieri,
amici della municipale, della stampa, chi ci guarda da casa e chiunque a vario titolo e all'interno dell'aula consiliare. Allora, probabilmente la settimana scorsa si è parlato di Versalis, io ero assente, ne approfitto questa settimana per farlo. Sono uscito a mezzo stampa con una nota e una richiesta al signor sindaco riguardo alla creazione di una unità di crisi su Versalis, un organismo snello, rappresentativo di tutte le parti, che riesca a metterci al corrente di tutte le evoluzioni o comunque di tutte le proposte che appunto le parti in causa vogliono rappresentare nei tavoli che via via si stanno riunendo. Siamo dell'opinione che questa fase molto delicata ci debba vedere uniti per conservare il sito industriale che ha caratterizzato la città di Ragusa per 100 anni e quindi dobbiamo sia salvaguardare i livelli occupazionali appunto diretti di Versalis, ma anche quelli dell'indotto con le ditte che vi lavorano, ma anche e soprattutto quelli dei consorzi dei trasportatori che naturalmente subirebbero un danno gravissimo, fortissimo, visto anche i forti investimenti che proprio per potersi adeguare al lavoro che Versalis, al tipo di trasporto che Versalis richiede e ha richiesto fino ad oggi, hanno dovuto investire appunto nelle proprie attività per organizzare dei camion che potessero trasportare il tipo di prodotto che viene appunto prodotto nello stabilimento di Versalis. Ecco perché dico una cabina di regia con lei in capo, signor sindaco, proprio per evitare che i mille rivoli della comunicazione possano fuorviare o comunque non fare arrivare le notizie con la debita tempestività, e che ovviamente con tutte le parti in causa vogliamo diventare più forti nel tavolo di trattative con Versalis e anche con il governo nazionale. Quindi se questa proposta penso possa essere accettata dal signor sindaco, che ci si attivi immediatamente proprio con la costituzione di questa unità di crisi. Per quanto riguarda invece la questione aeroporto, come diceva già qualche collega, sabato c'è stata questa manifestazione all'aeroporto di Comiso, e noi eravamo presenti, erano presenti altri due consiglieri comunali di questo civico consesso, ci tengo a precisare, appartenenti alle opposizioni, o comunque uno all'opposizione, l'altro al gruppo misto. Erano presenti sindaco, erano presenti il sindaco di Chiaramonte, era presente il sindaco di Vittoria, era presente il sindaco di Acata, era presente il sindaco di Gela, Terenziano Di Stefano, con un suo rappresentante, era presente il sindaco di Caltagirone in rappresentanza, lo ha detto lui, di tutti gli altri sindaci del Calatino, era presente il sindaco di Niscema. Abbiamo notato la sua assenza assieme all'assenza di altri sindaci importanti del comprensorio Ibleo, proprio perché questo aeroporto non può essere assolutamente individuato come solamente l'aeroporto di Comiso, ma è appunto l'aeroporto degli Iblei. E abbiamo sempre detto, e purtroppo anche il breve intervento precedente su Versalis ci mette nella condizione di dover pensare anche ad un altro futuro, vogliamo sperare parallelo a quello industriale, che debba essere quello del turismo. Quindi una infrastruttura importante come quella dell'aeroporto assieme a quello a quelle autostradali sono delle battaglie che ci dobbiamo intestare e per le quali naturalmente non si può rimanere ambigui.
Ora, noi questa sua assenza la caratterizziamo con una nota di ambiguità. Non abbiamo ben capito, visto anche i tavoli che ha voluto tenere con il comitato, se lei è dalla parte di chi difende l'aeroporto degli Iblei e lo vuole potenziare, valorizzare e mettere sempre più al servizio del nostro territorio e di quella che speriamo possa diventare domani l'industria del turismo, oppure se anche lei è dalla parte di SAC e quindi lascia che le cose vadano per come stanno andando, ovvero l'aeroporto di Comiso relegato a semplice comparsa nel settore trasporto in Sicilia. Quindi, visto che noi non pensiamo che il sindaco di Ragusa si stia presentando giorno 27 alla riunione con SAC senza una sua posizione chiara, netta, che non lasci adito a nessuna ambiguità al tavolo con SAC, consci che voglia rappresentare l'esigenza di questo territorio, che è il territorio ragusano, ibleo, nella sua totalità, gradiremmo appunto conoscere, perché già ne avrà certamente idea, la posizione che vorrà esprimere al tavolo di giorno 27, perché non ci devono essere ambiguità, non ci possono essere convenienze che non siano quelle dell'intero territorio, e l'intero territorio lo rappresentiamo noi, semplici consiglieri, ma certamente lo rappresenta di più e con più forza il sindaco Cassì come presidente e come sindaco del capoluogo di provincia. Quindi aspettiamo questa sua risposta in tal senso. Parlando di accesso atti, anche noi abbiamo presentato un accesso atti, dottore Lumiera, il 30 di ottobre, siamo al 18 di novembre, non abbiamo ancora ricevuto risposta, diciamolo ai cittadini, la risposta per un accesso atti è di 5 giorni, ne sono trascorsi 18, tolti i festivi, però ancora non abbiamo risposta riguardo allo sversamento di oli che c'è stata in via Natalelli il 7 di ottobre ultimo scorso. E quindi gradiremmo capire, perché abbiamo fatto una serie di domande, ben 14 quesiti abbiamo posto ai vari uffici interessati, e riguardo a questi gradiremmo avere una risposta tempestiva, e già i 18 giorni trascorsi non lo sono. Un'altra cosa, volevo capire chi gestisce il servizio dei bagni alla Villa d'Ibba, perché abbiamo visto che nei bagni della Villa d'Ibba, entrando dalla parte del giardino dove c'è la San Vincenzo Ferreri, ci sono degli operatori che chiedono il pagamento di un euro per poter, non è un'offerta, chiedono il pagamento di un euro per poter recarsi nei bagni. Quindi vorremmo capire, non so chi è l'assessore che ha questa delega, qual è la cooperativa o la società che gestisce questo servizio e quando è stato assegnato questo servizio a questi operatori. Altra cosa, riguardo appunto al sisma del 90, con la finanziaria che il governo nazionale andrà a esitare entro fine anno, verranno predisposti i rimborsi per appunto chi aveva pagato le tasse il sisma dopo il sisma del 90. Abbiamo potuto apprendere la notizia di prima mano proprio il giorno 13, quando ancora nelle ore pomeridiane non era sicura, poi nelle ore serali la notizia è divenuta certa, l'abbiamo presa di prima mano direttamente nelle stanze di Montecitorio, e questa richiesta che arriva agli uffici governativi per quanto riguarda il Senato
dal senatore Nicita del Partito Democratico. Per quanto riguarda la Camera, dall'onorevole Scerra, questore della Camera dei Deputati, quindi è stato un lavoro portato avanti di concerto da due forze politiche che per quanto riguarda almeno il Movimento 5 Stelle possiamo senza dubbio dire lavorano sempre nell'interesse della collettività. Quindi a meno di stravolgimenti che questo governo potrebbe portare in ultima istanza, entro la fine dell'anno questi rimborsi, collega, le conclusioni, dovrebbero arrivare. Parliamo di autonomia differenziata. L'autonomia differenziata ha subito questo scellerato progetto di smembramento dell'Italia in 21 piccoli staterelli, ha subito una battuta d'arresto da parte della Corte Costituzionale che ne ha eccepito 7 punti ritenendole appunto incostituzionale. Questa dimostrazione del fatto che forse chi al governo non è del mestiere. Noi del Movimento 5 Stelle già dalla campagna elettorale del 2023, ricordo ai cittadini quando durante quel periodo venne Roberto Fico, già Presidente della Camera dei Deputati qui a Ragusa, a parlare di autonomia differenziata, a ritenerla un progetto scellerato. Come al solito ci abbiamo visto lungo, siamo stati antesignani di questa bocciatura che la Corte Costituzionale naturalmente grazie ha voluto attribuire a questa legge assolutamente scellerata. Ovviamente andiamo avanti sempre con il referendum, poiché siamo abituati, come si vede anche localmente, a certi rigiramenti della frittata, quindi probabilmente magari non ci si rassegnerà a questa determinazione della Corte Costituzionale. Ecco perché si va avanti con il referendum, però noi vogliamo un'Italia unita, vogliamo che l'Italia rimanga come i padri costituenti l'hanno fondata. Grazie consigliere Firringieri, ha chiesto di parlare il consigliere Mauro, prego. Grazie Presidente, un saluto a tutti i presenti e al Sindaco. Sabato a Comiso, accanto ai cittadini e alle imprese che manifestavano per il rilancio dell'aeroporto Pio La Torre, erano presenti i sindaci di Vittoria, Acate, Chiaramonte, ma non solo, erano presenti anche i comuni di Gela e tutti e 9 i comuni del Calatino. Il comune di Ragusa, invece, quello che più di tutti beneficia in termini di presenze dell'aeroporto Pio La Torre, ha preso la scelta di non partecipare. Non solo era assente il sindaco, ma non era presente neanche un rappresentante dell'amministrazione, né tantomeno un consigliere di maggioranza. E alcuni cittadini ragusani che erano lì presenti erano un po' stupiti di questa assenza, perché si chiedevano come fosse possibile che un sindaco che si dichiara civico, che dichiara di non essere assoggettabile ad alcuna logica della becera politica, abbia preso la scelta politica di non partecipare. Io onestamente non sono rimasto particolarmente stupito, perché io non dimentico che lei è lo stesso sindaco che ha permesso il passaggio del porto di Marina di Ragusa in mano maltese nell'indifferenza più totale. Lo stesso sindaco che dopo 6 anni ha pensato di rilanciare il turismo locale, udite udite, con un sito web. Lo stesso sindaco che con il progetto Ragusa 2043, di cui non abbiamo saputo più nulla, doveva proiettare il turismo locale nel futuro. Signori, diciamoci la verità, il turismo è ai margini dell'agenda politica di questa amministrazione, che è invece interessata a tutte quelle opere che danno visibilità immediata, che permettono di accendere lucine, di tagliare nastrini e soprattutto di soddisfare l'ego personale. Il problema però, sindaco, è che l'aeroporto di Comiso Pio La Torre non è importante soltanto per l'incoming turistico, è fondamentale per tutta quella gente costretta a viaggiare
per ragioni di salute, per ragioni di studio, per questioni di lavoro. È questa la vera politica. Io oggi le voglio però dare l'opportunità di smentirmi. Io la prego, giorno 27, in occasione di questo incontro con i vertici di SAC, di farsi promotore dell'idea di vincolare i 12 comuni Blei, ma anche i comuni del Misseno e del Calatino che sono interessati, ad appostare annualmente delle voci di bilancio utili al fine di creare delle nuove rotte all'aeroporto di Comiso. D'altronde è quello che già fanno in province come Trapani o come Reggio Calabria. Ecco, dare un segnale del genere sarebbe importante per farci capire che ci tenete all'aeroporto degli Blei e che ci tenete al turismo locale. Grazie. Grazie a lei. Ha chiesto di parlare il consigliere Buscemi, prego. Buonasera Presidente, Giunta, colleghi consiglieri e in particolare il Sindaco. Anche per quanto riguarda le parole che ho letto attentamente e apprezzato oggi sulla Sicilia, la ringrazio anzitutto a testimonianza della verità per aver detto che mai le ho chiesto per me l'assessorato, ma solo il riconoscimento del mio ruolo e delle legittime aspettative del gruppo che rappresento in Consiglio. Le ribadisco, come lei ha scritto e come ci siamo detti, che non farò mancare il mio appoggio a questa maggioranza, soprattutto per quelli che sono gli importanti appuntamenti che ci attendono da qua alla fine dell'anno. Oggi voglio portare in consiglio il disagio di 30 famiglie che hanno voluto raccogliere delle firme che ho qua e che chiedono la rimozione di un senso vietato di soli 30 metri in una via che si chiama via Giulio Pastore, che è una via che è un tratto di questa e soprattutto del tratto di questa via compreso tra la via Monsignor Iacono e la via Don Carlo Tomasi. Ecco, questo divieto di soli 30 metri penalizza solamente gli abitanti che risiedono in questi 30 metri, costretti come sono a fare un giro importante per potersi recare nelle loro abitazioni. Abbiamo fatto un sopralluogo con l'assessore Gurrieri per verificare lo stato dei fatti. Tra stasera e domani protocollerò la richiesta di queste 30 famiglie. Grazie. Grazie a lei. Ha chiesto di parlare il consigliere Podimani, prego. Grazie Presidente, un saluto a tutti, presenti, al Sindaco, alla Giunta e ai colleghi consiglieri. Diciamo che farò una domanda, non so se posso chiedere all'assessore Di Grandi o al Sindaco, ecco, non lo so di chi è competenza. Piazzetta Clementino, praticamente vicino all'ospedale, sono state montate a giugno, mi sembra il 6 di giugno, un canestro. Ok, poi c'è stata una rottura di quel canestro il giorno dopo, e leggevo sui post, ecco, del Sindaco, che la famiglia del ragazzo che ha fatto una schiacciata, c'era scritto, quindi vabbè, ha rotto il canestro, avrebbe pagato questi danni. Ora, siccome sono passati diversi mesi, mi chiedevo, ma la famiglia alla fine ha pagato, i soldi sono al comune, c'è un ritardo nei lavori, oppure poi alla fine si è andato per altri aspetti? E niente, era questo. Poi ne volevo approfittare, non so se posso chiedere al segretario, al presidente. Io giorno 16 ottobre ho fatto una richiesta di accesso agli atti. Oggi è 18, dovrebbe essere 5 giorni, se non ricordo male, lavorativi. Io ancora aspetto, però vorrei ricevere ottobre. C'è la PEC. Quindi magari è andata in spam, non lo so, potrebbe essere, oppure ho un problema del mio cellulare.
o perché sono passato al PD, potrebbe essere anche quello, sì. Per il resto, invece, siccome sono mancato lo scorso consiglio, volevo dare il benvenuto al mio caro amico Daniele Vitale. Buon lavoro anche a te. Grazie. Grazie a lei, ha chiesto di parlare il consigliere Zacani, prego. Buonasera Presidente, assessori, sindaco, colleghi consiglieri, scusate la voce. Devo fare delle segnalazioni per quanto riguarda la palestra Aldo Moro. Alcuni ragazzi che frequentano per la pallavolo mi dicono che le docce non sono funzionanti, l'acqua è fredda, inoltre ci sono anche poche panchine per sedersi nello spogliatoio. Non lo so, può prendere in considerazione, insomma, questa segnalazione. Poi un'altra, alcuni genitori che portano i loro bimbi presso l'istituto Berlinguer, la mattina mi hanno chiesto se era possibile fare degli stalli, non lo so, assessore, degli stalli, possibilmente l'assessore Pasta con l'assessore Curieri, degli stalli per gli autobus, se possono, diciamo, essere fatti in maniera tale che non si venga a creare disordine, perché posteggiando gli autobus scendono i bambini nella fase, diciamo, la mattina e poi anche al ritorno. Ovviamente dove c'è spazio, capisco che in tutte le scuole, insomma, non si deve fare un'attenta valutazione. Poi un'altra cosa, il Natale. Sapete, a me che piacciono molto, mi piace molto il Natale, e sono contento di questa illuminazione, di questi alberi, questo mi fa piacere, a molti, molti ragazzi, alle famiglie. Io sono un amante dei presepi, voi lo sapete meglio di me, mi chiedo se ci sarà un presepe vivente, non lo so, se infatti mi piace il presepe, se possibilmente farete un presepe vivente. Grazie. Grazie a lei, consigliere Zagami. Ha chiesto di parlare il consigliere Chiavola, prego. Grazie Presidente. Signor Sindaco, i colleghi tutti presenti in aula. Allora, io ho delle comunicazioni da fare. La prima, me lo sono segnato così, non in ordine di importanza, ci mancherebbe. Rassegna stampa. La rassegna stampa, assessore. Io sono uno ancora, vediamo questa abitudine anni fa, e mi documento sulla... benvenuto il collega Bitelli. Scusate colleghi, prego. Dicono che è angustiato per il risultato dell'Emilia a Romagna. No, chi? Stiamo scherzando. Ah, il consigliere Bitelli. No, scherziamo ovviamente. La rassegna stampa è il metodo informativo che ancora io utilizzo, ed altri, sono convinto, anche altri consiglieri, tanti cittadini che si possono collegare su ciò che il comune decide di pubblicare, anche se ci sono gli articoli dell'amministrazione stessa, poi viene fatta prendendo gli articoli delle varie testate, per cui siamo fermi al 14 novembre, capisco che è l'altro ieri, però se si può tenere aggiornata è sempre una cosa importante nel bene di tutti. Strade pubbliche, ingresso di Ibla, assessore Giuffrida, mi rivolgo a lei, perché allora io presentai degli atti di indirizzo, emendamenti che furono trasformati in atti di indirizzo nella precedente amministrazione Castillo, e lei poi concludeva la questione dicendo non rientra nelle priorità. Ma questa strada, che è l'ingresso di Ragusa dal lato est, dalla SS194, mi ricordo si chiama Sant'Antonio, ha un nome particolare, poi gli affinisce, insomma è l'ingresso di Ibla, perché tenerla in queste condizioni, con questo muro, con le freccette? Quando c'è il muro caduto, ci abbiamo messo un segnale di pericolo, nel 2018 ancora c'è. Perché tenerla in questa condizione, questa strada? Dobbiamo presentare per forza l'atto di indirizzo che poi ce l'ho bocciato, mettetela nel programma, sicuramente il collega Sortino gliel'avrà detto pure questa cosa, mettetela nel programma di asfaltatura questa strada di ingresso a Ibla, cioè che dalla SS194 arriva a, non mi ricordo il nome della via, alla circonvallazione dove l'avete illuminata, mettetela una volta per tutte nel calendario
dell'asfaltatura, perché veramente è in condizioni pietose. Ovviamente i bordi e i cigli della strada sono da tenere in considerazione pure, perché sono pieni di erbacce. Luminarie, le famose luminarie sono state accese qualche giorno fa, installate il 24 ottobre, data record, credo che nessuna città d'Italia abbia installato le luminarie natalizie, siamo i primi. Però queste luminarie non sono complete in tutto il territorio. Ad esempio, gli altri anni magari ne hanno messe qualcuna in meno. Nella frazione di San Giacomo mi fanno notare che ci sono alcuni punti dove poteva essere inserita, ad esempio nella chiesetta di Bellocozzo e nell'altra località vicino all'abbeveratore, dove potrebbe essere inserito qualche altro stella, perché sono a stellette, per cui non so chi se ne occupa, gli uffici che se ne occupano, magari riferirò direttamente agli uffici se lo possiamo completare l'illuminazione, perché penso che una volta che l'abbiamo messa, la prendiamo in più, una volta che abbiamo messo queste luminarie il 25 ottobre, l'abbiamo accesa ora, sono convinto che la possiamo spegnere ai primi di marzo, all'inizio della quaresima, se non ci sono costi aggiuntivi però per le casse cittadine. Protezione civile, c'è stato un bel convegno, sono stato presente, sono arrivato un po' in ritardo, però sono stato presente veramente sulla prevenzione dei terremoti, su come organizzarci in caso di sisma. Non dimentichiamo che purtroppo siamo una zona ad alto rischio sismico, anche se da anni adesso non ne sentiamo uno. La nostra area Iblea è molto soggetta a queste cose, per cui c'è stato uno studio presentato qua in aula, per cui questo è, assessore Pasta, è uno studio che va portato nelle scuole, lei già informalmente mi ha detto che lo farete. Magari in tutti i plessi della città sarà difficile arrivare, ma quantomeno nelle sedi principali, convocando tutti gli alunni di tutti i plessi, per cui questa mappa interattiva va comunicata ai bambini dai 3 ai 6 anni, dai 6 ai 11, poi c'era quelle più grandi, insomma va comunicata a tutti, perché dobbiamo tutti essere nelle condizioni di sapere cosa fare nel momento in cui una scossa dovesse colpire la città. Era presente tutto il personale della protezione civile ed è stata una lodevole iniziativa, però deve avere seguito con la promulgazione, con la diffusione in ambito scolastico, deve avere assolutamente seguito su questo fronte. Discariche, io non sono avvezzo a pubblicare foto di discariche, le segnalo all'ufficio ambiente, l'assessore lo sa, le segnalo all'ufficio ambiente, se vuole lo ha rilevano, se non le vuole lo ha niente, perché so benissimo che sono costi aggiuntivi che vanno nelle tasche dei ragusani, però su alcune discariche secondo me si sta sbagliando, si sta esagerando. Cioè, quando l'amministrazione Cassì 2 si è insediata, nella Ragusa Modica, dove c'è una discarica storica, proprio storica, una vita che c'è, un onorevole regionale ha fatto i complimenti all'assessore d'asta perché ha fatto subito sgombrare quella discarica, era proprio insieme ai primi luglio del 2023. Dopodiché quella discarica l'abbiamo sgombrata altre due volte, un'altra volta io l'ho saputo tramite gli uffici un mese fa, però io che la faccio spesso quella strada è di nuovo in via di riempimento. Ma glielo possiamo dire all'ANAS che ci fanno a rete metallica e si risolve il problema? Visto che ho saputo dagli uffici che l'abbiamo pagato a noi, lo smaltimento straordinario, però poi l'ANAS ci deve tornare i soldi, ci credo, non è che dico no, però se ci dice all'ANAS mettete a cille le sbarre, la rete metallica, un problema che abbiamo considerato anche nel comune di Ragusa in qualche area, e funziona, perché chi ha intenzione di gettare la spazzatura e vede la rete alta 2 metri non si mette a portarsi la scala lì oppure a lanciarla, è un metodo che funziona. No, troverà un altro posto, assessore, sono d'accordo, però quella è una discarica storica, quella accanto al passaggio livello, visto che il comune di Ragusa tocca sempre a Neace, perciò e si è riempita 2 volte da quando è che l'ha fatta sgomberare ed è in via per la 3ª volta, visto che paghiamo neanche, e poi sperando che l'ANAS ci rimborsa i soldi, chiediamo all'ANAS quello che ha fatto un po' più avanti, che mettere delle reti per evitare, per dissuadere il passante a fare questo gesto. Io una volta, anni fa, tornando da Modica, mi sono fermato, ho visto un signore
che stava buttando la spazzatura, e gli ho detto di riprendersela. Ovviamente il signore mi ha guardato male, non se l'è ripresa. Ho preso il numero di targa, sono andato dalla polizia municipale, però mi hanno detto che dovevo filmarlo nel momento che la gettava, perché sennò la segnalazione non vale niente. Per cui più di così cosa può fare uno? Cioè, per cui dissuadere tramite l'innalzamento di questa rete è un sistema che funziona tutto sommato. Un'ultima comunicazione in merito a quanto il capogruppo poco fa di fare chiarezza. Fare chiarezza, perché sai, essere civici, dichiarare di essere civici è bello quando si fa i sindaci, quando si fa gli assessori, è bello, però l'appartenenza politica non è un qualcosa di cui vergognarsi o di cui... C'è il sindaco, tra qualche anno deciderà, visto che ha avuto successo, si sta facendo il secondo mandato con successo e con acclamazione alla città, deciderà, siccome non esiste il terzo mandato almeno, no? Deciderà di candidarsi altrove, alle nazionali, alla Camera dei Deputati, al Senato, alle regionali, all'ARS, e dovrà scegliere un partito. Ma pare difficile che può essere direzione Ragusa, dovrà scegliere un partito, no? E allora, poi, per cui, sai, i partiti gusci vuoti, sai, poi la gente se lo ricorda che lei ha detto che i partiti erano gusci vuoti, per cui se lei ha delle intese con l'onorevole Lombardo dell'MPA, che ben vengono, se ha delle intese con l'onorevole Falcone di Forza Italia, cioè, o con altri, cioè, per carità, sono legittime, non sono cose di cui vergognarsi o deve essere disparte, cioè, sono delle cose legittime, perché saranno delle scelte che lei probabilmente farà se vuole non disperdere il patrimonio politico che si è conquistato sul terreno facendo il sindaco di Ragusa. È legittimo e ci sta, per cui il discorso civico va benissimo fino a due minuti prima della candidatura alla regionale, poi non va bene più, poi dovrà trovarsi un partito. Certo, noi ci augureremmo che sceglierà il Partito Democratico, ma sarà difficile, però sappiamo questa cosa, per cui le maggioranze, però è giusto che la città sa, sono d'accordo col collega, il giusto che io lo capisco perché l'assessore Gurriere non si dimette, perché se dimette l'assessore Gurriere da consigliere entra in aula una persona che non è più con la maggioranza, ma non ci facci lei niente, perché dobbiamo nasconderci, per cui che succede? Che i consiglieri da 14 diventano immediatamente 13, poi se il collega Buscemi fa un colpo di testa diventano 12 e se finiranno tutte cose, cioè, allora che facciamo? Teniamo l'assessore Gurriere, lo teniamo anche consigliere, non lo facciamo dimettere. Grazie, però è collega. Giusto che la città lo sappia, perché andiamo a affrontare, perché entrerebbe una collega che è molto vicina al movimento di Cuffaro, della Democrazia Cristiana, anche lì, grazie, perciò anche lì non vergogniamoci dei partiti di appartenenza, cioè diciamo con chiarezza chi siamo e a chi apparteniamo. Un fiorino. Okay. Grazie collega, scusi, in via del tutto eccezionale, se i colleghi prego collega. Perché in via del tutto eccezionale volevo fare parlare il collega Laporta, se tutti i colleghi sono d'accordo, perché ha dimenticato di dire e di integrare il suo intervento, poi magari interviene lei, collega. Un minuto. Prego, collega Laporta. Grazie, Presidente, mi scuso. Niente, ho dimenticato relativo alla ZTL, no? Tanti cittadini, perché te la niente, che non ho diritto di integrare, no? Mi deve rispondere educatamente. Collega Laporta, per favore, parli con me. Allora, è un discorso che avevamo fatto in estate. Molti si lamentavano chi era fuori dalle cinta dove c'è... È giusto? Cioè, d'estate, quando già alle 8 non si può accedere nella zona B, sempre nella zona B, no? E deve raggiungere per motivi importanti la farmacia, che sono le 21 di sera, no? Per prendere anche una bombola d'ossigeno, dico, come si deve comportare? Perché uno che è residente a Marina oppure ha abitazione a Marina gli viene vietato l'accesso? L'accesso deve essere vietato a chi viene fuori, da fuori, che saccio, da Vittoria, Como, Sogela, Taormina, cioè, ma no ai residenti oppure ai possessori di abitazioni.
cioè, volevo capire in merito, la volta scorsa, io me la ricordo, oh, si può fare, ma come si può fare? Che io vado a prendere in farmacia un farmaco o qualcosa e mi fa la foto quando saranno attivate, logicamente. Grazie. Se poi rispondo. Grazie. Io non so se devo abbandonare l'aula sicuramente fra un quarto d'ora, no, fra un quarto d'ora. Grazie. La collega Mezzasalma, prego. Grazie Presidente, salve a tutti, Sindaco, Giunta, colleghi consiglieri e chiunque ci stia seguendo. In vista della giornata nazionale dell'albero, in sinergia con l'assessore al verde Mario D'Asta, al collega Sortino con il quale condivido la sensibilità in tema di piantumazione di alberi e all'ufficio ambiente, si terrà l'inaugurazione di una decina di alberi di Prunus Vissardi Nigra che sono stati piantumati nella via ex ospedale civile e nella piazzetta limitrofa. E appunto nei giorni scorsi l'area è stata oggetto di rimozione dei fusti, dei tronchi di vecchie palme che furono abbattute e mai più sostituite. E appunto questo è il primo di una serie di interventi volti a dare decoro alla nostra città, anche perché sappiamo che il decoro non è l'unico dei motivi per cui vengono piantumati gli alberi, ma ci sono tantissimi benefici che conosciamo tutti, dal contrasto alle isole di calore ai dissesti idrologici. E tra l'altro è un input che dà vita a un progetto che in verità parte dall'anno scorso, quando presentai insieme al collega Sortino un atto di indirizzo volto all'implemento di alberi nella nostra città. E ad oggi è stata individuata l'area dell'ospedale civile, in quanto ci sono gli spazi idonei per la piantumazione, ma ecco, l'auspicio è che vengano coinvolte anche altre vie, questo è l'invito che volgo all'amministrazione. Ci sono appunto altre vie che sono idonee, ci sono delle già apposite aiuole in cui vanno sostituiti gli alberi che sono stati abbattuti e di cui sono rimasti i tronchi, oppure ne vanno piantumati ex novo di nuovi. Per fare alcuni esempi c'è Viale Sicilia, poi via Pietro Nenni e via Vittorio Alfieri ed altre. Nulla, ringrazio nuovamente l'amministrazione, l'assessore Mario D'Asta per l'impegno e niente, era anche un invito all'inaugurazione, grazie. Grazie a lei consigliera Mezzasalma, ha chiesto di parlare il consigliere Bidetti, prego. Grazie Presidente per avermi dato la parola. Innanzitutto io vorrei chiedere all'assessore alle politiche giovanili di illustrarci, mi interessa molto la cosa, i risultati del convegno di Taormina, sia sui contenuti ma soprattutto sugli interventi o sulle prospettive che questo tipo di convegno ha potuto dare, in modo che non diventi semplicemente un evento per mettere le stelline, ma per... Poi vorrei chiedere all'assessore Massari di riprendere in qualche modo le tematiche dei due GAL, sia del barocco che di quello relativo al GAL Pesca, se ci sono prospettive sul finanziamento del GAL Pesca e qualora dovesse esserci il finanziamento, anche una modifica del piano di spesa che lei aveva previsto e che a me personalmente non piaceva molto, ma gliel'avevo già espresso in quella circostanza. Volevo dire al collega Ferrincelli che mi complimento per lui sulla pensilina, soprattutto per il fatto che quella pensilina mette in protezione uno dei sedili che la mia associazione, la mia Ollus, ha apposto all'ingresso, sono 30 come dire, strutture che consentono anche di sedersi fuori dall'ospedale, ma che l'USL non vuole ristrutturare, non vuole rimaneggiare, e quindi quella sua sarà quella protetta, quella della pensilina sarà l'unica protetta, perché gli altri si stanno distruggendo ed è un peccato, devo dire. Ci siamo interessati per cercare di risistemarle, ma l'ASPA non ci sente. Sull'aeroporto ho sentito mentre venivo qua all'uscita dello studio l'intervento del consigliere Mauro. Volevo anche come dire, aggiungere al discorso degli interventi sulle politiche aeroportuali, che sta andando avanti anche abbastanza bene, la costituzione della compagnia Air Sicilia, grazie all'interessamento sia di persone che stanno finanziando il capitale di questa compagnia aerea che dovrebbe finalmente realizzare il sogno di Crispino, che voi immagino conosciate,
e che probabilmente riusciranno veramente a far volare dalla Sicilia prima che a Comiso o alla SAC si decidano in qualche modo a facilitare l'idea di un nodo aeroportuale veramente siciliano che coinvolga soprattutto Comiso. A proposito del terremoto, perdonatemi il sarcasmo, però è importante tutto quello che l'interessamento per relativamente al fatto che non dobbiamo dimenticare il 1693, siamo in zona ad alto rischio sismico, però continuiamo a richiedere l'ennesimo parcheggio interrato a Ibla. Io ci penserei, perché ne abbiamo già fatti troppi, secondo me, di roba interrata. Probabilmente dovremmo sempre pensare, quando interriamo le strutture, anche al fatto che siamo una zona ad alto rischio sismico. Poi vediamo se dimentico altro. Volevo riprendere, questo mi dispiace doverlo dire, perché penso che il sindaco, quando disse questa notizia, la diede molto contento, come fa un amministratore quando parla della prospettiva di avere 20 posti in più di rianimazione all'ospedale Giovanni Paolo II, che non sono stati finanziati, se non ricordo male, sindaco. Ecco, io le comunico una notizia che invece, secondo me, cancella completamente quel sogno, perché nemmeno 20 giorni fa è stato fatto un concorso per 22 posti di anestesia e rianimazione. È inutile dire che chiaramente, se tu devi fare una rianimazione con 20 posti letto, lì non ci andranno, gli infermieri, ci andranno diverse figure professionali, ma soprattutto ci dovrebbero andare gli anestesisti, che sono appunto anestesisti e rianimatori. Ecco, bene, agli esami per attribuire questi posti si sono presentati soltanto quattro anestesisti strutturati, ovviamente. Tutto il resto, l'altro gruppetto invece di candidati, erano tutti specializzandi dal terzo al quinto anno. Diciamo che Olus Luna non è proprio il massimo, quindi probabilmente prima, cioè, le notizie sono belle da dare, però poi in qualche modo bisogna dare anche seguito. Credo di aver detto tutto. Ecco, un'ultima cosa. C'è stata qualche tempo fa una polemica, chiamiamola polemica, insomma un disagio da parte anche di alcuni consiglieri relativamente all'uso delle commissioni. È il garante della legittimità degli atti che il dottor Lumiera ci disse che il regolamento delle commissioni del Comune di Ragusa era intimamente legato a delle norme regionali che impedivano l'utilizzo della commissione al di fuori di atti che dovessero andare in consiglio. E così ci siamo mossi, di fatto le commissioni non stanno funzionando completamente. Volevo segnalare l'episodio che è successo ultimamente nella vicina Modica, in cui invece di questa norma per cui possono andare in commissione solamente gli atti che andranno in consiglio per un voto, perché lì invece hanno applicato la norma che, se c'è necessità che il consiglio debba discutere di alcuni argomenti che esulano da questa regola ferrea che parrebbe imposta dalla regione, invece siano distaccati da questa norma e l'hanno convocata anche per altri motivi. Penso di avere detto tutto. All'assessore volevo dire, all'assessore Massari, io direi: volete che Ragusa, come dire, diventi la Ragusa della città della scaccia ragusana? Cioè, insisterete ancora, come hanno fatto i modicani, che hanno la città del cioccolato, però che è un'altra cosa? Io non credo che sia una cosa buona, perché sennò a questo punto dovete aggiungere anche alla scaccia anche Aiadina Cocino. Aiadina Cocino, che è stata tradita in questi anni ed è stata alterata nella formulazione della ricetta, e qualche amico che mi disse: ma lo sai, cucino ora ufano cogetato, ma non si faceva cogetato. E a questo punto dice: se però, se però,
Se però l'assessore insiste su questa cosa, dice, devi proporre, se deve diventare un fatto internazionale, che non lo chiami però Iardina Cocino, ma Chicken Full, che potrebbe invece affascinare anche gli americani. Io preferirei che Ragusa fosse ricordata per la città degli organi storici. E in questo devo dire che onestamente, dopo, siamo quasi a 30 edizioni relative a questa magnifica iniziativa che ogni anno porta i migliori organisti e che fa conoscere anche i nostri magnifici organi a mezza Europa, che dobbiamo aiutarli di più, Sindaco, perché io ho controllato, mi sono fatto dare anche i contributi, ecco perché la prima volta vi chiesi di in qualche modo, ormai è una cosa istituzionale, cioè dedicare un capitolo a questo non sarebbe male, perché le cifre sono state veramente decurtate in maniera tragica, mai come durante l'amministrazione 5 Stelle in cui addirittura non ce ne sono niente, però anche negli anni precedenti l'aiuto che veniva dato a questa manifestazione del Festival Agonistico Internazionale erano più corposi di quanto non siano state negli ultimi anni. Ecco, se possibile, capisco che se parlo di capitolo ci sarà qualche consigliere che dirà non se ne parla nemmeno, però insomma pensateci a queste iniziative. Ragusa città degli organi è meglio di Ragusa città della scaccia e dopo Lucino. Grazie. Grazie a lei. Il collega Antoci. Censura. Grazie Presidente, un saluto a lei, al Sindaco, alla Giunta, ai colleghi consiglieri. Mi devo riprendere un secondo da questo match, da questa sfida tra la scaccia e Iardina Cocino. Allora, intervengo per questo. Io credo che abbiamo dato dimostrazione in questo primo anno e qualcosa da quando abbiamo preso l'incarico, questo importante incarico, di non cedere alle provocazioni. E non lo vorrei fare, non lo farò neanche questa sera, però mi sento di ricollegarmi all'intervento provocatorio che ha fatto il collega Bennardo, non tanto per rispondere al suo intervento, che ripeto, lascia il tempo che trova a mio modesto avviso, ma quanto per ribadire un concetto. Tra l'altro riprendo dove avevo finito, perché è lo stesso concetto che avevo telegraficamente espresso nel corso dell'ultima seduta, quando ci siamo ritrovati in 13 a votare degli importanti atti, perché dai consiglieri della minoranza non c'era nessuno, anzi c'erano giubbotti, borse, ma non la presenza fisica dei colleghi. Allora, sì, l'avete dichiarato, quindi non era... leggo il nostro statuto, potrei leggere il TUEL, potrei leggere il regolamento. Il primo articolo dello statuto del comune, che è il primo articolo relativo al consiglio comunale, dice che il consiglio rappresenta l'intera comunità locale, determina l'indirizzo politico-amministrativo del comune e ne controlla l'attuazione adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge. E continua, in particolare il consiglio, secondo le norme del regolamento, delibera gli atti fondamentali secondo le norme di legge. Poi ci sono altri articoli che disciplinano le funzioni di indirizzo, di programmazione, l'attività ispettiva e i diritti e doveri dei consiglieri. Perché ho voluto leggere questo? Perché, come dicevano nel corso dell'ultima seduta, mi pare che qui si stia perdendo la bussola. Il consiglio e i consiglieri che compongono il consiglio siamo
qui per deliberare gli atti fondamentali per il Comune, per portare avanti l'attività di un organo fondamentale che è il Consiglio Comunale. Attività deliberativa che è un'attività necessaria del Consiglio, a differenza dell'attività ispettiva che è un'attività eventuale dei consiglieri. Tanto che non penso di poter essere smentito, sia lo statuto che il regolamento prevedono che i consiglieri assenti alle sedute per un numero X di sedute consecutive, che potrà variare da ente a ente, ma questa previsione c'è per tutti, decadono dalla carica. Non mi pare che ci sia un regolamento, non li ho letti tutti i regolamenti d'Italia e di Sicilia, non mi pare che ci sia un regolamento che dica che i consiglieri che non svolgono attività ispettiva decadono dalla loro carica, perché il nostro compito primario è stare qui, discutere e votare gli atti. Detto questo, io non ho una relazione, un foglio da portare al sindaco, e confesso la mia impreparazione perché non mi sono aggiornato, però un conteggio, magari fatto male, magari sbagliato di qualche percentuale, sulla presenza, sull'attività deliberativa dei consiglieri, io me l'ero fatto a maggio, quindi ho lo storico dell'attività consiliare, delle delibere consiliari fatte dal nostro insediamento a luglio al 30 aprile 2024. Non li leggo tutti i dati, però mi consentirà il collega di leggere i suoi, visto che è lui che ha chiesto questo accesso agli atti. Io non ho neanche chiesto l'accesso agli atti, mi sono andato a prendere le delibere e mi sono fatto il conto da solo. Mancanza di che fare, esatto, l'insonnia. Consigliere Bennardo, lei su 60 delibere fatte da luglio 23 ad aprile 2024 è stato assente, ne ha votate 27 con un tasso di assenza del 55%. Delle 24 delibere iniziali gennaio-aprile del 2024, su 24 delibere, lei è stato presente, ha votato in 3 delibere con un tasso di assenza dell'88%. Ora io aggiornerò questi dati, ma visto che non è la prima volta che ci viene detto che qui si producono zero atti, zero attività ispettiva, qualche numero è giusto che lo diamo anche noi. Dopodiché vorrei dire altre due cose e pregherei i consiglieri di ascoltarmi, di avere questa pazienza. Non è vero che la maggioranza non produce emendamenti, non produce atti di indirizzo. Il primo emendamento proposto in questa consiliatura, alla prima delibera, quando probabilmente non sapevamo neanche cosa fossero gli emendamenti, è stato proposto dal sottoscritto e dai colleghi capigruppo al regolamento sull'istituzione del Campo degli Angeli. Non mi pare che i colleghi di maggioranza, i colleghi del gruppo, non abbiano proposto atti di indirizzo importanti, mozioni importanti che sono state approvate da questo Consiglio. Semplicemente, forse noi badiamo più alla qualità che alla quantità. Inoltre, faccio un ultimo passaggio, dell'attività ispettiva, della nostra attività di farci da tramite alle esigenze dei cittadini, a meno che non mi sbagli, noi dobbiamo dare conto ai cittadini, alla città, agli elettori. Di certo non dobbiamo dare conto ai colleghi di minoranza, di certo non dobbiamo darne conto alla stampa. D'altra parte, ho chiesto prima ai colleghi che erano consiglieri nel precedente mandato consiliare,
Mi risulta che anche in quell'occasione, quindi anche nei 5 anni precedenti del Cassi 1, i consiglieri di maggioranza non abbiano brillato per numero di attività ispettiva, di interrogazioni, eppure la maggioranza è sempre la stessa, quindi probabilmente la città non bada ai numeri, bada alla sostanza. E meno male, perché sennò saremmo stati lì. Meno male. Detto questo, io ci tenevo a ribadire questo concetto. Magari non lo ribadirò ogni volta che uscirà che noi non produciamo interrogazioni, atti di indirizzo, ma qualche volta, se saremo nuovamente stuzzicati sul punto, lo ribadirò nuovamente, dicendo che, visto che vorrei fare un'ultima postilla, che l'iter procedurale delle interrogazioni che sono presentate in quest'aula, almeno delle ultime, di quelle che sono state presentate in questo ultimo anno, non sono presentazione interrogazione / mozione / atto di indirizzo, votazione in consiglio o attesa della risposta. Sono presentazione interrogazione, comunicato stampa, post su Facebook, articolo di stampa, per cui ogni interrogazione, ogni atto ispettivo diventa un modo per farsi pubblicità a mezzo stampa. E allora, siccome noi non abbiamo, io parlo per me, parlo per i colleghi del mio gruppo, penso anche per gli altri colleghi di maggioranza, siccome noi non abbiamo questa esigenza di protagonismo e abbiamo semplicemente voglia di fare il nostro dovere, stare qui e votare gli atti che ci vengono proposti, credo che anche a fronte di queste provocazioni la nostra attività ispettiva continuerà a essere quella di raccogliere le esigenze dei cittadini che ci stimolano e magari parlarne col sindaco, con l'assessore, cercare di risolvere i problemi piuttosto che farci pubblicità sulla stampa. Grazie. Grazie a lei, consigliere Antoci. No, mi dispiace. No, non ce n'è fatto personale. Collega, non ce n'è molto. Può rispondere. No, non ce n'è fatto personale. Non ce n'è fatto, perché poi c'è il fatto personale del fatto personale ed è una discussione che non avrà mai termine. Ha chiesto di parlare l'amministrazione, ma ha chiesto di parlare l'assessore. Ah, scusi, prego. Iurato, prego, collega Iurato. Se lui mi ha citato un fatto personale, non mi dà la parola, ma gli posso dire? Ma lei cosa deve, scusi Presidente, cosa posso dire? Posso dire con lei? Lei ha due pezzi di visita? Non si può, io non assolutamente sì. Assolutamente sì. Non posso dire. Tenne il contenuto. Da come me lo ricordo io, come dovrebbe essere inteso, quando si chiama e si offende un altro collega, e allora in quel caso
il fatto personale dovrebbe essere d'obbligo. Non mi sembra che qui si sia offeso qualcuno. Purtroppo, così come è capitato altre volte, spesso invece si gioca sulle parole. Che c'è una parola? No, stavo cercando di capire come dire una cosa senza far scaturire, tra virgolette, il fatto personale, caro Giuseppe. Non c'è stata stasera frase peggiore o infelice quello di dire i consiglieri della maggioranza che non vanno in interrogazione, che vienno a fare un consiglio. Ma è altro che fatto personale. Una vergogna. Perché non si sa, fanno finta di non sapere che c'è un'attività ispettiva che si fa all'interno dell'aula e c'è un'attività ispettiva che si fa dal punto di vista istituzionale anche negli uffici. Quando tutti siamo chiamati ad andare negli uffici, prima di fare i post o prima di gridare allo scandalo, si ci si informa e dopodiché poi magari si fa quello che si vuole. Ormai lo sappiamo. Riguardo il modo di intraprendere una lotta politico-amministrativa rispetto a dei temi grandi come può essere l'aeroporto e come può essere Eni Versailles, io sono libero di capire se quella iniziativa o un'iniziativa qualsiasi possa essere condivisa dal sottoscritto o da altri, sia nei metodi, sia nei modi e nei tempi. Sono obbligato a riconoscere in un'iniziativa, l'unica iniziativa che mi dà il patentino di dire io mi interesso dell'aeroporto, oppure io mi interesso di Eni Versailles. Ma quanti consiglieri comunali abbiamo visto nella manifestazione di Versailles in via Roma? Quanti? E ci siamo alzati qua a dire ah, tu non giri, quindi ti additiamo. Certo che qualcuno c'era, perché ti fici magari la fotografia, tio. Te la fici e te lo pubblicare magari, quindi, che pare. Sì, ma oggi in quest'aula qualcuno si è sentito nel dovere di indicare voi non c'eravate qua, voi c'eravate là, non c'eravate qua. Io, fino a prova contraria, sono libero di partecipare alle iniziative a cui credo, non tanto per il tema, ma come vengono svolte e da chi vengono promosse. Chi sta a livello generale, no? In riferimento a Comis in particolare. Ma ognuno di noi è libero di partecipare, se ci crede, a chi la propone e come viene svolta. Io personalmente, come a Ferrigiele, sono propenso a credere di più a un tavolo tecnico formato da sindaci che non a queste estemporanee, perché se domani, dopo domani c'è un'altra associazione, un altro movimento che ci dice di fare una manifestazione, è chiaro che capite che facevo, non c'iemo o c'iemo, ognuno deve scegliere giustamente, in piena libertà, quali possono essere le forme più incisive e più credibili. E più credibili, che possono veramente portare a una soluzione. Quindi, a meno che non siamo costretti a pubblicare, magari, perché mi pare che c'è un livello da dove andavo visto qua, a pubblicare anche, vediamo chi c'era nella manifestazione a Versailles. Io c'ero, e ho visto tanti che non c'erano, e che comunque qua sono alzati, scandalizzandosi che qualcuno non era nella manifestazione dell'aeroporto di Comis. Quindi è inutile che fai così, caro Mauro. Chi è fatto personale? Scusate, se non ritiro. Mauro. No, sei detto Mauro.
Fatto personale? No. Quindi ognuno è libero di partecipare o no. Quando tu poco fa dicevi, e non ho visto neanche consigliere di minoranza, di maggioranza, eccetera, amministrazione, eccetera. Quindi ognuno decide, caro Mauro, e chi sta dando a fare una ragione, ognuno decide di partecipare nelle forme, nei modi e anche nelle manifestazioni in cui pensa che la manifestazione possa servire a qualcosa, oppure può incidere poco o niente sulla problematica relativa all'aeroporto. Quindi, carissimo Presidente, purtroppo sì, purtroppo se non si capisce che un livello della politica lo manteniamo basso, questo sì che siamo chiamati a migliorare il livello della politica in quest'Aula, questo sì. Quindi dobbiamo incominciare a smettere di confrontarci con questi, con questi temi trattati nel modo come vengono trattati. Riguardo alla focaccia, e chiudo, signor Presidente, io lo so, lo capisco, perché ognuno di noi, sì, infatti se gli era per mia, se gli era per mia, tranquillo, io lo so, lo capisco, che per fare presa sull'opinione pubblica basta denigrare quanto di più semplice, denigrare, scusate se è in termine offensivo, non lo so, ditemi, basta, come dire, sminuire, ecco, forse è meglio dire sminuire un'iniziativa che è partita soprattutto dai panificatori, è partita soprattutto da un movimento che non è legato politicamente a nessuno, né tantomeno all'amministrazione, che ha proposto un'iniziativa, e come le iniziative subelle, quelle che si fanno a San Giacomo, giusto, quando si parla di mangiare, oppure a Marina e Ragusa per l'addio all'estate, quando si faceva i cavati, se vi ricordate, ogni iniziativa, anche culinaria, non esclude le iniziative culturali di alto livello. Oppure, guai se qualcuno dicesse, non l'ho capito, no, ma sono, ma infatti era ovvio che non capisco, perché usè come che è, ormai quello che noi diciamo o serve a fare, che cosa? Che cosa devo leggere? Mentre che sta facendo l'intervento? Per favore, colleghi. E me lo spiegherà. Collega Iurato, parli con me e andiamo alle conclusioni. Che siamo. Chi è la prima volta che mi capita? Chi è la prima per volta? Per favore. Chi è la prima volta? Chi è la prima volta che mi. Veramente, vengo interrotto durante un intervento ed essere invitato a leggere una cosa. Veramente. Io la leggerò dopo, volentieri, collega. Può darsi che ho detto una stupidaggine, non è che mi meraviglia. Può capitare che uno ha capito male. Andiamo alle conclusioni, collega. Le conclusioni sono queste: che così come vengono valorizzate, devono essere valorizzate le attività culturali di grande interesse. Ci siamo, e queste tutte, non solo uno, due o tre. Fortunatamente Ragusa è piena di opportunità per poter promuovere attività culturali, così devono essere promosse anche le iniziative che provengono dai privati e che comunque vanno a alimentare una tradizione che appartiene certamente alla comunità. Grazie a lei, collega consigliere. Mi hanno chiesto di parlare alcuni assessori. Io chiedo di contenere i tempi perché ovviamente parlando tutti un pochettino non vorrei che si allargassero. Prego, l'assessore Di Stefano, prego, ne ha facoltà. Presidente, giunta, sindaco, consiglieri, buonasera. Io volevo rispondere alla consigliera Caruso.
che ha esternato questa parola per la seconda volta, protetto. Ma protetto perché io mi dovrei sentire protetto, consigliere Caruso? Cioè io di fatto dalla mattina alla sera sono al servizio dei cittadini, eppure degli animali. E lo faccio in maniera trasparente, da sempre, e soprattutto coerente col progetto politico. Lei la sua trasparenza l'ha esternata da poco. Ho capito che adesso fa parte della DC, è vicino alla DC di Cuffaro, lo apprendo, ma ha fatto bene a dirlo, perché è importante essere così, essere trasparenti, quindi è giusto. Per quanto riguarda invece la risposta sul piano dell'illuminazione, lei deve capire che il territorio di Ragusa è grandissimo. Io non lo so se lei sa quante contrade ci sono, ce l'ha un'idea dall'ultimo censimento del territorio? 283, bravissima, io l'ho ripetuto nel servizio, forse l'ha ascoltato, bravissima. Giustamente i quesiti che arrivano a lei, le richieste, non lo so quante sono, saranno una, due, tre, ma lei pensi quante richieste arrivano a questo assessorato? Questo piano nasce da che cosa? Da quelle che sono tutte le segnalazioni che periodicamente e nel tempo sono arrivate a questo ente. Come dobbiamo affrontarlo? Ci vorrebbe la bacchetta magica. Io non ho capito qual è la soluzione per lei. E manco voglio pensare che lei sta strumentalizzando, perché non lo reputo un pensiero carino. Però, dico, il confronto. Confrontiamoci. E io le metto davanti quello che noi possiamo fare. È quello che può essere una programmazione. La videosorveglianza è uno strumento importantissimo per il territorio. Oggi Ragusa vanta un impianto grosso, corposo, imponente, ma il territorio lo è allo stesso modo. Interverremo con una misura, ora poi magari l'assessore Guerrieri approfondirà. Utilizzeremo a breve una misura della regione siciliana per il potenziamento della videosorveglianza per i comuni montani, e quindi ci rientra San Giacomo. Successivamente ci saranno altre misure del Ministero, ma questo lei lo può leggere tranquillamente sui comunicati stampa che noi facciamo. Cioè, queste informazioni sono di dominio pubblico, sono tutte cose che lei vede nel sito, ci sono tutte le attività che l'ente in maniera regolare continua a svolgere, attenzionando tutto il territorio e in supporto a quelle che sono le attività degli organi dello Stato, delle figure preposte dello Stato. Quindi è un po' più corposo anche lì, è molto grande come progetto. Il capitolo delle contrade attualmente avrà un residuo di circa 20.000 euro, perché il capitolo delle contrade come sta lavorando? Sta lavorando sempre in base alle varie segnalazioni che arrivano, rispettando la fase temporale e andando a fare che cosa? Andando a valutare sui luoghi quelle che possono essere le necessità, perché noi possiamo sistemare un tratto di strada, possiamo sistemare un muro, sostituiamo corpi illuminanti, ma e le ripeto, lo stiamo sempre comunicando, cioè giorno per giorno noi comunichiamo quello che facciamo con questo capitolo, perché cerchiamo di dare risposta a quei cittadini che anche quel palo per decenni magari non è arrivato, e noi piano piano lo andiamo a sostituire. E abbiamo fatto interventi a Gatto Corvino, a Camemi, a San Giacomo, abbiamo iniziato a fare le segnaletiche nuove per diverse contrade, San Nicola, Contrada Monte, San Filippo, a breve interverremo su Contrada Pizzillo per la sostituzione di alcuni corpi illuminanti. Il territorio è grande, è grandissimo il territorio, però ci siamo. Per giunta nella variazione di bilancio ci saranno altri 20.000 euro e da gennaio avremo nuovamente i fondi a disposizione per poter continuare a lavorare, ma sempre in stretto contatto con i cittadini, cioè, quindi siamo lì ad ascoltare e a fare sopralluoghi continui. Io mi sto impegnando tantissimo, mi creda, e sono contento anche che lei oggi porta un altro tema, quello della tutela animali, perché è la prima volta che sento parlare di, a parte le segnalazioni, c'è un cane nella rotatoria, c'è un cane lì, c'è un cane lì, oggi invece lei mi pone il problema delle sterilizzazioni, dopo 17 mesi? Perché dopo 17 mesi? Glielo dico io dove siamo arrivati. Siamo arrivati a un tavolo tecnico con tutti i comuni, perché questo è un problema che purtroppo hanno tutti i comuni. Avremo un incontro a breve, abbiamo chiesto un incontro con il direttore generale che ce l'ha concesso in tempi brevissimi, perché anche lui ha lo stesso interesse. Però certo emerge un dato,
il dato è sempre lo stesso, purtroppo è la carenza dei medici. Ma lei si immagina, già mancano medici in ospedale, mancano medici sulle ambulanze del 118, mancano medici pure per quanto riguarda le sterilizzazioni, che per noi è un problema. Cercheremo di trovare qualcosa per... cercheremo insieme all'ASP di trovare come dare risposte alle colonie feline. Si sterilizzano i gatti? In questo momento no, è vero che le sterilizzazioni sono ferme, ma stiamo cercando una soluzione con l'ASP e fra le altre cose noi ci confrontiamo con le associazioni, che sono proprio gli organi preposti che vigilano su tutto. Grazie. Grazie a lei, l'assessore D'Asta. Sì, Presidente, un saluto a lei, al sindaco, gli assessori, consiglieri e tutti gli ospiti. Allora, intanto oggi il consigliere Laporta con i suoi toni pacati consente un dibattito più lineare, credo anche più utile. Parla della necessità di scerbare una zona, quella lì di cui lui parlava, su Marina di Ragusa, che è già stata scerbata nel periodo estivo e che chiaramente sarà oggetto di nuova attenzione. Pone il tema delle microdiscariche che si ricollega al tema che pone la consigliera Caruso. Ovviamente già sulla vicenda amianto c'è un processo che è stato già iniziato e che io spero domani possa portare alla rimozione, perché sulla salute non si scherza. Sulla strategia invece di porre il problema e di risolverlo su quella discarica, quattro volte siamo intervenuti un anno e mezzo con extra costi tra 22 e 23 mila euro, quindi abbiamo già sancito nel Consiglio Comunale precedente, o forse ancora in quello precedente, che la partita dell'ambiente è una partita che va parimenti con altri settori. L'abbiamo sancito in Consiglio Comunale, quindi è una delega che è intersettoriale, su cui anche l'assessore Gurrieri insieme all'assessore Iacono stiamo tentando di mettere mano. A chi si oppone legittimamente anche a fasi alterne a questa amministrazione dice che c'è una città sporca. Io rispondo con dei dati, perché possiamo opinare quanto vogliamo, ma ad oggi il comune capoluogo di Ragusa ha la migliore percentuale in Sicilia tra i comuni capoluoghi, quindi se si pensa che la città di Ragusa è una città sporca, secondo me si commette un errore di valutazione. Certamente è una città da migliorare nell'igiene, nella pulizia e nel decoro complessivo, certamente una sfida questa qui che verrà demandata al prossimo progetto del capitolato. Ma forse chi critica questa amministrazione non sa, allora questo lo dico io, questo è un altro dato oggettivo, che Ragusa è seconda in Italia per la qualità dell'aria, lo ripeto. Ragusa è seconda per la qualità dell'aria e lo dicono le classifiche dell'ecosistema, riferito qualità dell'aria rispetto alle sostanze del PM10, PM2,5, il diossido di azoto. Sono tutte sostanze che vanno a fare danno, soprattutto il PM10 nelle aree delle vie respiratorie superiori, mentre il PM2,5, il diossido di azoto, nelle vie aeree inferiori. Su questi dati Ragusa si pone la seconda città in Italia, ovviamente sul 2023, quindi in continuità con l'amministrazione Cassì. Il sindaco aveva la delega all'ambiente, quindi diciamo il merito è innanzitutto suo, in continuità con la seconda parte ovviamente dell'anno del 2023, ma il sindaco delega gli assessori. E ancora nelle piantumazioni, ora qua ritorno anche all'invito che la consigliera Caruso, la consigliera Mezzasalma fa rispetto al 21 novembre. Il 21 novembre ci vediamo in piazza Nassiria con la consigliera Criscione, stiamo coordinando un'iniziativa io credo importante, perché oltre ai 10 alberi, 4 messi in campo dall'amministrazione, 6 donati dall'associazione di cui poi parliamo direttamente giovedì mattina, ci sarà un piano di piantumazione di 150 carrubi. Cioè dal 21 partirà questo dato importante, che è in continuità sempre con quello che dice ecosistema urbano, cioè il numero delle piantumazioni che Ragusa voglia
dice sui social e di cui tutti ridiamo con grande simpatia, è assolutamente falso, in controtendenza rispetto alla verità, quella vera che viene certificata sui dati oggettivi. Bagni di Villa chiedono il pagamento di un euro, se questo avviene verifichiamo, è assolutamente un errore, non è la nostra intenzione ed è assolutamente sbagliato, quindi daremo mandato agli uffici, ma anche io stesso andrò di persona a verificare se questa cosa è vera. Se questa cosa è vera, e io spero che non sia vera, spero di verificare che non sia vera, ma se è così bisogna prendere dei provvedimenti. Spero che questa cosa che le hanno riferita non è vera, perché chiedere un euro non è nello spirito dell'operazione che si è fatto rispetto ad un servizio di assistenza, che è un'altra cosa, che vede dei volontari, ok? E quindi questo è un altro... E un altro. È affidato a dei volontari che sono da noi coordinati dal settore, dalla delega del settore quinto. Va bene? Quindi su questo chiaramente andiamo a verificare, e io spero che non sia così, perché quello che dice è grave. Rispetto alle discariche, il consigliere Chiavola suggerisce di porre una rete metallica nella modica Ragusa. È una proposta che prendiamo in campo, cioè che prendiamo in valutazione, e vediamo un po', perché il tema è sempre quello, ma questo non ci può spingere, come dire, il fatto che si possano creare micro discariche o macro discariche, là è una macro discarica che costa tanto, non ci può esimere dal valutare la sua proposta, che può essere, diciamo, una proposta interessante, ma che però potrebbe portare a spostare gli incivili e zozzoni in altri punti di quella strada. Grazie. Grazie a lei, l'assessore Basta. Buonasera sindaco, assessori, consiglieri, presidente del consiglio e tutti presenti. Allora, volevo rispondere prima a consigliere Chiavola. Ovviamente il progetto che riguarda, quindi che è stato proposto dall'assessore Iacolo, già ha una predisposizione della comunicazione che andrà fatta all'interno delle scuole, quindi va comunque sicuramente programmata, in quanto il progetto è stato presentato qualche giorno fa e quindi sicuramente verrà veicolato in tutti i vari plessi. Capisco che la sua preoccupazione è soprattutto fare un'attenzione anche sulle scuole che sono un po', diciamo, un po' più fuori dal nostro centro. San Giacomo verrà sicuramente coinvolto in questa comunicazione, in questa divulgazione, perché le scuole sono tutte considerate nelle varie attività. Ma questo ovviamente, le scuole, lei lo sa che le scuole hanno un tot di visite che possono fare, quindi qualora la scuola abbia intendimento sicuramente non la escluderemo, o andremo sicuramente noi anche nella scuola di San Giacomo per poter fare l'intervento o l'iniziativa di divulgazione, quindi su questo non ci sono dubbi che veicoleremo in tutte le scuole il progetto. Consigliere Zagami, mi sono persa un passaggio quando lei chiedeva di fare quindi la sosta e la fermata riguarda gli scuolabus oppure lo scuolabus, ma lo scuolabus comunque si ferma davanti alla scuola, quindi li fa scendere davanti, quindi questo comunque loro devono avere questa accortezza, quindi lo fanno in generale. Le anticipo però che con l'assessore Gurrieri abbiamo avviato anche un'interlocuzione con le scuole, perché il nostro intendimento è quello di potenziare l'utilizzo anche del mezzo pubblico, quindi dell'urbano, quindi anche per le scuole. Quindi ovviamente fare una fermata o realizzare una fermata solo unicamente per una scuola capisce che poi diventa discriminante, tutti quanti lo chiederanno, quindi questo va comunque in qualche modo programmato, ma stiamo avviando questa interlocuzione perché sarebbe per noi ideale, diciamo, incentivare le scuole a utilizzare il mezzo pubblico laddove soprattutto debbano quindi adempiere o realizzare delle visite all'interno del centro cittadino. Quindi stiamo interloquendo con l'Etna Trasporti, visto che in questo momento siamo in una gara ponte, per vedere se in qualche modo riusciamo anche ad agevolare il servizio migliorativo per le scuole e quindi fare eventualmente delle fermate proprio in prossimità dei vari presti scolastici. Ovviamente è una fase di interlocuzione, non ce l'avremo domani, ma stiamo lavorando. Ecco. Thank you.
Sì, sì, dei bambini, sto parlando proprio dei bambini, quindi non, cioè, l'intendimento è anche quello, quindi cercare un po' di abituare anche loro, come si fa in tutte le città, dove comunque i ragazzini si muovono abbastanza in autonomia e i ragazzi di, diciamo già dalla seconda media in poi non vengono accompagnati dentro le scuole, quindi magari dobbiamo incominciare un po' a diventare una città, diciamo, di grandi dimensioni, perché comunque le distanze ci sono, quindi dobbiamo incominciare a cambiare anche noi la mentalità in un certo senso. Volevo rispondere anche a consigliere Calabrese in merito, insomma, alla a più o meno appartenenza all'MPA. Questa è una cosa che sento dal mio inizio alla candidatura. Sono dell'MPA? No, non è vero. Non è vero. Io sono stata chiamata a presentarmi all'interno di questo consiglio dal sindaco Cassì. Il mio riferimento è stato lui. Io ho avuto la possibilità di conoscere il presidente Lombardo, ma tanti anni fa per la mia attività lavorativa, come ho conosciuto anche Cuffaro, come ho conosciuto tutti i presidenti della regione che ci sono stati. Sapete bene, insomma, qual è la mia attività lavorativa, quindi sapete bene che l'ente per il quale io lavoro è un ente comunque in cui uno dei soci è la regione. Quindi non nascondo il fatto che comunque è una persona che apprezzo molto, perché ha un acume particolare, ma io ad oggi non sono tesserata con l'MPA, l'unica tessera l'ho sempre avuta è quella con direzione Ragusa, quindi un giorno chissà potrete anche arrivare nel PD, chi lo sa, tendenzialmente insomma le idee possono cambiare, potrei andare al Movimento 5 Stelle, può cambiare tutto, può tutto in divenire, ma ad oggi io non faccio parte dell'MPA e non so, sono civica. Questo quindi in questo momento quindi posso dire che ad oggi lei deve trovare un mio tesseramento in un partito politico o comunque nel movimento diciamo nell'MPA, quindi vi pregherei insomma di smettere con questa diciamo riferimento. Grazie. Inoltre, no, scusi, voglio dire sì. Un'ultima cosa, mi dispiace che ogni volta, io la volta scorsa ho fatto un discorso e ho detto chiaramente che la mia decisione nasceva prettamente da una scelta personale, per motivi personali, che io qui non sono tenuta a spiegare a nessuno, e mi dispiace che tante volte in questo consiglio non si ascolti, non si ascoltino quindi le motivazioni o non si ascolta l'altro quando parla. Ad oggi ridico e ridichiaro che le mie decisioni di rimettermi da consigliere comunale nascono da motivazioni prettamente personali. Ok, grazie. Grazie. L'assessore Di Grandi. Grazie Presidente, Sindaco. Tempi contenuti, Assessore, sì, per favore. Allora, è un po' complicato, ma ci provo, anche perché mi faceva piacere appunto rispondere a quello che mi è stato posto. Allora, comincio col consigliere Podimani. Io confermo il fatto che la famiglia che ha voluto, che vuole appunto risarcire, vuole farlo. Originariamente la donazione del canestro era a cura dei ragazzi del Leo Club. Si è creata un po' di lentezza perché stiamo studiando un sistema sia di acquisto di un nuovo canestro che anche di intervento del fabbro, proprio per fare in modo che diciamo, episodi del genere non si debbano ripetere, cioè siano chiaramente sia una struttura molto più forte. C'è stato qualche ritardo perché stiamo ordinando qualche pezzo, però dovremmo essere prossimi alla risoluzione della cosa, perché appunto anche tanti ragazzi ce lo chiedono. Oltretutto aggiungo anche il fatto che ci stiamo studiando una soluzione per rimuovere le basi dei canestri che ci sono al parcheggio di Via Zama, che se ci avete fatto caso sono lì senza il canestro, quindi insomma vogliamo riorganizzare un attimino meglio questi canestri per rimetterli meglio nel territorio. Consigliere Chiavola, il discorso della rassegna stampa è là, ok. È capitato anche un'altra volta che c'è stato un piccolo rallentamento negli aggiornamenti, però per chi non sapesse cos'è, è una pagina del sito attraverso la quale i consiglieri potete scaricare un PDF con un riepilogo di articoli di vari giornali che, diciamo, sono un po' legati alla città. Ne approfitterò magari di
diciamo, trasmettervi anche link e istruzioni, perché comunque può essere utile a tutti. Quindi verificherò un po' con l'ufficio stampa il perché è la seconda volta che capita questo ritardo, forse anche per quella che, diciamo, è l'attività del funzionario. Allora, consigliere Zagami, per quanto riguarda la Pappalardo, io sono stato là fino a ieri per altri motivi, anche perché tutte le squadre della federazione mi fanno sempre sapere quando c'è un problema. Di questa cosa non ero a conoscenza, quindi io domani mattina stesso mi informo, anche perché così come ci sono stati problemi sull'acqua calda al campo di rugby e al Petrulli siamo intervenuti, quindi adesso io verifico. Però ne approfitto proprio perché ieri sono stato all'Aldo Moro, perché ci è stato chiesto appunto di inserire nuove panchine e anche migliorare le tribunette dove si siedono famiglie e persone che vanno a vedere le partite, anche perché è stata un po' anche riscoperta la pallavolo in generale in tutti i nostri impianti. E io anche ve lo dico, allora, io non so chi è che mi sta ascoltando in tutto questo, però mi è stata chiesta la brevità, cioè. Allora, dicevo, prego assessore. Allora dicevo, in tutti i nostri impianti sportivi ogni sabato, ogni domenica ci sono tante competizioni interessanti, e anche per questo che è nato il progetto Domenica Sportiva. Per questo voi trovate tutto il calendario ogni settimana, e vi assicuro che andare a sostenere le nostre squadre, anche quelle che sono nate da poco, è veramente interessante perché c'è tanta emozione. Io ieri mi sono goduto un 10-0 della nuova squadra di calcio femminile alla Bellarmino, è stato veramente un bel momento. Quindi insomma, sì, 10-0, c'è stato proprio... No, è stato veramente bello. C'è anche un'altra squadra di... Intanto andiamocele a vedere, perché sono a momenti. Poi faremo anche quello. Assessore, conteniamo i tempi, per favore. Tra l'altro, vi dico anche il 22 e 23, questo venerdì e questo sabato, ci sono, insomma, c'è un evento importante, perché per il secondo anno convochiamo le società sportive per degli aggiornamenti fiscali, che da quando c'è la riforma dello sport vi posso assicurare che gestire una società sportiva è sempre più complicato. Tra l'altro vi dico che il 23 alle 13 verrà firmata, e questo è veramente molto interessante visto che ci avviciniamo al 25 novembre, verrà firmata una carta etica proprio per evitare le discriminazioni di genere nell'ambito sportivo. È una cosa che ha presentato il Solo Optimist di Ragusa ed è veramente interessante. Poi, diciamo, io vi trasmetto un po' questi momenti. Vado a chiudere su quello che appunto diceva il consigliere Bitetti. Ci sarebbe tanto da dire su quello che è stato l'evento di Taormina, ma premesso che vi trasmetterò il documento finale, così poi vi condivido quello che è stato detto, premesso che la Commissione Speciale Politiche Giovanili è aperta a tutti, assessori, consiglieri comunali, senza limiti di età, di tutti e 391 i comuni siciliani, perché è una cosa diversa dal Lanci Giovani, qua è tutti coloro che vogliono occuparsi di politiche giovanili. Il senso della giornata, consigliere, era proprio quello che diceva lei, perché tante volte abbiamo assistito a troppi eventi che riguardavano i giovani, belli, nei quali ci si è fregiati di aver fatto l'evento sui giovani senza poi aver dato continuità, e poi veramente sono le stellette, come diceva lei. Noi invece ci siamo voluti contare, ci siamo voluti dare un mandato chiaro per iniziare a lavorare con la Regione e col Parlamento nazionale per proporre delle cose. Vi dico che alle 21 abbiamo commissione, perché stiamo preparando una proposta per la finanziaria, quindi vogliamo subito incidere e dire: a noi ci interessa fare le cose in altra maniera. Io ovviamente non posso assicurarvi che ce la faremo, però ci vogliamo provare. Credo di aver detto tutto, di non aver dimenticato niente. Grazie. Grazie a lei, assessore Di Grandi. L'assessore Massari, prego. Grazie Presidente, ringrazio il consigliere Bidetti che mi dà l'occasione di dire qualcosa in questo consesso. Tre domande sostanzialmente. Mi chiedeva informazioni del GAL Terra Barocca, del GAL Pesca, e poi mi invitava a cena sulla scaccia e derivati. E pazienza, però dobbiamo ormai dirle qualche cosa.
Allora, sul GAL Terra Barocca, è un GAL molto attivo, in questo tempo si stanno chiudendo progetti iniziati nel 2022. Uno di questi progetti è il progetto operativo 2 del 2020, destinazione turistica Terra Barocca, che ha prodotto la creazione di strumenti per l'accoglienza e servizi turistici, in modo particolare la messa in campo di totem, di mappe e segnaletica turistica, e si sta completando proprio in questi giorni, entro novembre si completeranno tutti questi strumenti messi appunto in campo da questa progettazione. È in corso, il Comune di Ragusa ha avuto approvato il proprio progetto, quello del PUMS, assieme al Comune di Modica, ed è un progetto importante perché è un progetto intercomunale di collegamento attraverso l'acquisto di bus e di car, di macchine, che metterà in collegamento i comuni attraverso percorsi non frequentati dalle linee tradizionali, dalle linee ufficiali, e quindi un servizio importante per mettere in collegamento Marina con il Castello di Donna Fugata, con altre parti del territorio. Un progetto eccellente che ha seguito il collega Giovanni Gurrieri. È stato approvato proprio ieri, l'altro ieri, dalla Regione, questo nostro e quello di Modica, mentre un terzo collettivo a breve sarà approvato perché c'era da dare delle chiarificazioni. Nel tempo è stato messo in campo un progetto di cooperazione interterritoriale, si chiama Discovery Rural City, che ha prodotto un ragionamento legato a favorire progetti di ingresso attraverso il sostegno a biglietti aerei, ma è un progetto che sarà rimodulato perché dopo è stato presentato nel 2020, la Regione ha risposto soltanto l'altro ieri dicendo che bisognava fare altri aggiornamenti, quindi qualcosa che verrà rimodulato, ma l'idea era buona. Di recente, cose nostre, abbiamo implementato un progetto per facilitatori digitali. In tutti e cinque i comuni, il GAL raccoglie cinque comuni, quindi non è un soggetto unico che decide sulle cose, su tutti e cinque i comuni sono stati aperti diversi punti negli uffici comunali, spazi comunali, nei quali dei facilitatori permetteranno a chiunque ha necessità di vedere come si apre, come si fa uno SPID, come si accede alla PEC, eccetera, di avere questi tipi di servizio. Dentro questo c'è una programmazione che stiamo definendo ora per il 2025 e ha a disposizione somme rilevanti per l'ambito turistico ed enogastronomico. Questo per grandi linee che cosa fa, sta facendo il GAL Terra Barocca. Per quanto riguarda il GAL Pesca è stato ammesso a finanziamento, nel senso che è entrato tra i GAL che possono ricevere finanziamento, ma in questo momento non ci sono fondi per finanziarlo. I componenti del GAL Pesca, quindi capofila Vittoria, si stanno muovendo perché il finanziamento che dipende dall'assessorato, dal Ministero all'Agricoltura, venga implementato. Tutti ci hanno assicurato, dall'assessore all'Agricoltura precedente a quello attuale, che ci saranno le condizioni per finanziarlo. Però siamo in attesa del finanziamento nazionale. Questi due GAL, credo che era questa la data. Per quanto riguarda il discorso interessante sulla scaccia, il
tema centrale, che forse non ho capito, poi qualcuno me lo spiega, era sostanzialmente questo, che il consigliere Bidetti preferisce che Ragusa sia ricordata non come la città della scaccia, ma come la città degli organi. Ora, su questo è necessario fare dire alcune cose, tante cose. Spero di essere breve. La scaccia e questa festa nasce non per fare, che è già una cosa buona, un momento comunitario, ma nasce dentro un progetto che si chiama DECO, denominazione comunale. Questo progetto DECO ha come obiettivo di individuare, fotografare alcuni prodotti non solo alimentari, ma anche manufatti, che hanno come confine fisico, geografico, il comune di Ragusa. Ed è quindi un'operazione culturale, storica e chiaramente gastronomica. Culturale, storica e gastronomica. Perché? Perché le DECO non sono una produzione in serie di saghe, ma la DECO è la individuazione di prodotti che possono essere circoscritti dentro la denominazione comunale. E con quindi un percorso legato alla creazione di strumenti che permettono di individuarlo. Uno di questi strumenti è una commissione composta da esperti locali di gastronomia, di storia, di ristorazione, che si riuniscono periodicamente e individuano questi prodotti. Il primo disciplinare individuato è stato quello della scaccia ragusana, Cocumaroro e Ugos Gavardo, che è una denominazione storica, non un'invenzione. Che c'è, consiglio? Ah, mi sembrava che non gradiva le mie spiegazioni. Allora, il primo disciplinare individuato è la scaccia Cocumaroro. E quello che abbiamo fatto di recente è stato un modo attraverso il quale dire che questo prodotto è un prodotto tipico, fra l'altro intercettando un finanziamento regionale che si definisce la Sicilia che piace, siamo riusciti a intercettare questo finanziamento e quindi abbiamo messo in campo questo prodotto. E si deve rassegnare perché oltre alla scaccia già è pronto il disciplinare, verrà pubblicato oggi o domani, sullo sfoglio. Quindi se non le piace che Ragusa venga identificato come scaccia, può scegliere anche che venga identificato come la città lo sfoglio ragusano, oppure può scegliere ancora di essere identificata come la città Remucatole. Capisce oppure, che siamo in prossimità della cena. Lei guarda anche di questo. Non ho finito, ancora sto iniziando ora perché va inquadrato. Scusate. È bene che si comprenda che cos'è il percorso che stiamo facendo, che non è un percorso di produzione in serie di saghe, ma è un percorso che ha queste ricadute che sono ottime, e ditelo e chiedetelo a tutti gli operatori che erano là presenti, oltre alle migliaia di persone che erano là a creare comunità. Allora ci sarà questo disciplinare già approvato dello sfoglio e del mucatolo, a breve ci sarà un ragionamento sulla gallina cuocino e altri prodotti. Allora il concetto della scaccia è questo della DECO come strumento culturale che aiuterà sicuramente le nostre città. Ora il ragionamento ora è questo. Una città, ed è serio il ragionamento, è quello che dice il consigliere Bidetti, ci offre l'occasione di riflettere, una città su che cosa si identifica? No? Una città si identifica su tante cose, no? Se tu, Peppe, pensi a Bologna, come la identifichi? Sicuramente, no? La identifichi con Gucci?
sicuramente la identifichi con San Petronio, come diceva Guccini, oppure la identifichi con la Torre degli Asinelli, ma la identifichi anche con il ragù alla bolognese. Se parli di Bordeaux, che la dotta, la rossa e la grassa, ma il concetto qual è? Scusa, il concetto è che noi, le nostre città, non si identificano in modo plurale, per cui Ragusa la identifichiamo sicuramente come la città che di Leone, la città di Ibla, dei due centri storici, no? Ci sarà dell'asfalto, del petrolio, ci sono modi plurali di identificare una città. Allora dire che identifichiamo Ragusa con la scaccia è realmente qualcosa che non aiuta a valorizzare la nostra città. Bordeaux, che è una città famosa per il vino, è più famosa di Parigi per questo motivo. E allora Bordeaux secondo te è una città del vino? È una città che ha una cattedrale straordinaria, no? Allora, quando facciamo questi ragionamenti dobbiamo acquisire la complessità delle cose. Noi siamo dentro, e il mio assessorato si muove dentro quella che è una cultura del cibo che è particolare, diffusissima, che si chiama la cibosofia, cioè attraverso il cibo noi raccontiamo il nostro territorio, raccontiamo la nostra storia, raccontiamo le relazioni che si sono sviluppate nel tempo per produrre un prodotto. Quindi la scaccia è un modo attraverso il quale identifichiamo la città, ma è anche uno dei tanti modi attraverso il quale la identifichiamo. Tutto questo, grazie. Grazie, grazie a lei. L'assessore Gurrieri, prego, per favore. Assessore, conteniamo i tempi, per favore. Allora, grazie presidente, sindaco, assessori, colleghi consiglieri. Tu registri. Caro consigliere Calabrese, sarò brevissimo perché risponderò ad un quesito che lei aveva già sollevato. Scusate colleghi, che lei aveva già sollevato la volta scorsa. E dal 2018 partecipo alle sedute e ai lavori di quest'Aula forse quasi nessuna assenza, forse con poi magari riguardi bene il facsimile del 2018, poi glielo faccio avere. E non ho mai disertato un consiglio comunale né prima né dopo, solo ovviamente in casi di salute o per impegni improcrastinabili. E quindi arrivo subito al dunque della sua provocatoria risposta, perché il suo modo di fare politica, io ho 35 anni, vedo il suo cattivo modo di fare politica e infatti sarà sempre radicato in quel modo. Io la ricordo già ai tempi di Teleblea, che è sempre stato in opposizione del suo attuale leader. Mi permetta, presidente, per favore, per favore, sì, però per favore, non provochiamo, perché sennò attuale... No, non ce l'hai fatto per... Se l'offende, l'ho offesa, quindi facciamo così. Caro collega consigliere, assessore Gurrieri, per favore. Io sono stato il 2 maggio designato assessore dal sindaco. Mi sono ho fatto la campagna elettorale nella mia lista, nella quale sono stato eletto. Ho chiesto le preferenze da assessore designato, lasci stare, consigliere. Quindi non penso di aver tradito, il mio elettorato, perché proprio da assessore designato nell'ultimo mese della campagna elettorale andavo a incontrare i nostri elettori, che le dico che 2334 preferenze ha preso il suo partito, che tanto decantava prima, 2333 preferenze ha preso la nostra listuccia, mia, del consigliere Galifi, no? Per cui la Malfa e di tanti altri che tutt'oggi fanno attività politica con noi, con il nostro movimento. Quindi non
continuiamo a fare attività civica in città come facevamo prima, perché l'abbiamo preparata prima la campagna elettorale. Per quanto riguarda, parliamo di cose che interessano invece la città e non la sua critica provocatoria politica. Il bus per Catania, se vuole dare risposta ai nostri concittadini, anche se sono amici suoi, se vuole dare la delega alla mobilità, ce l'ho io, quindi le rispondo io. Consigliere Calabrese, siccome lei non ha capito in 10 anni che il trasporto fuori, collega Calabrese, facciamolo completare all'assessore. Allora, visto che non impara, le dico che il trasporto di Etna è extraurbano e non è competenza di questo comune. Di conseguenza, visto che lei non impara, ma l'ha fatto in passato, le insegno questo: il trasporto extraurbano per Etna, per Catania, per favore, assessore, di conseguenza ci possiamo fare portavoci del consigliere presidente, non si può continuare. Per favore, parli con me, se no ci possiamo fare portavoci con... No, non l'ho offeso. Parli con me. E per poter chiedere magari degli autobus per migliorare il servizio. Grazie. L'assessore Giuffrida. Per favore. Per favore, assessore Curriere. Grazie. Assessore Curriere. Posso? Allora, io sono veloce e do delle notizie che mi sono state richieste. Allora, per il lungomare Bisani, sicuramente il lungomare Bisani riprenderemo in settimana il lungomare Bisani, riprenderemo in settimana. Scusate. Pure, perché dobbiamo completare il consiglio comunale, per favore. Perfetto. Allora. Grazie. Prego, assessore Giuffrida. Lungomare Bisani riprenderemo in settimana, è vero, purtroppo c'è stato un piccolo ritardo dovuto a problemi tecnici, ma domani riprenderemo e rifaremo la consegna del cantiere, quindi domani riprenderemo. Per quanto riguarda Mineo Lizzo, non è stato completato perché l'Enel deve fare una serie di lavori di potenziamento. Noi ricordiamoci che ogni estate finora abbiamo sempre avuto problemi e quindi l'Enel sta facendo continui investimenti e quindi ancora deve realizzare un intervento su via Ammiraglio Rizzo. Quindi appena l'Enel completerà ed è già in esecuzione, faremo i lavori di completamento di via Ammiraglio Rizzo. Volevo approfittarne perché oggi, proprio oggi, sono stato a Marina e appunto per andare a definire la ripresa dei lavori di Bisani sono stato anche a fare un sopralluogo alle due scuole che stiamo realizzando a Marina. Ricordo che c'è una scuola materna di 9 sezioni e una di infanzia di 3 sezioni. Quindi abbiamo preso atto che i lavori stanno andando e già si vedono, quindi quello che via Scrivà sta diventando un vero e proprio centro dove i nostri figli possono tranquillamente andare e sarà un punto anche di aggregazione per Marina importante. Ho anche visto oggi l'inizio dei lavori sul via Benetto Brin. Abbiamo iniziato un intervento e abbiamo iniziato proprio da Marina di abbattendo le barriere architettoniche sui marciapiedi. Ricordo che c'è un finanziamento che questa amministrazione ha intercettato ed è mirato proprio all'abbattimento delle barriere architettoniche. C'è tutto un programma che abbiamo già iniziato da via Brin. Ultima notizia, abbiamo anche quasi concluso i lavori di recupero del fabbricato collocato ai Gesuiti e quindi a breve speriamo di utilizzarlo per come è stato ristrutturato. Grazie a lei, assessore Giuffrida. Il sindaco, prego. Buonasera, saluto tutti i presenti e brevemente cercherò di dare delle risposte su un paio di questioni che sono state sollevate. Una politica, perché mi sono dimenticato la volta scorsa, consigliere Calabrese, a rispondere.
mi aveva già fatto le stesse obiezioni. Allora, sugli miei incontri, sulle mie attività, diciamo, politiche in vista di futuri, futuri, diciamo, tentativi o future partecipazioni a competizioni elettorali, eccetera. Allora, io mi sono scritto qui un elenco di personaggi, diciamo, di leader politici che ho incontrato negli ultimi due mesi, e posso dire, sicuramente dimentico qualcuno: dall'assessore Dagnino, l'assessore Turano, il presidente Schifani, il presidente Lars Galvagno, deputati assenza, il senatore Sallemi, il deputato Di Pasquale, il deputato Campo, l'assessore Di Mauro, il ministro Musumeci, l'ex presidente Lombardo, il sindaco di Catania Trantino, il sindaco di Siracusa Italia, l'eurodeputato Razza e Falcone, il sindaco di Palermo Langala. Allora, cosa voglio dire? Ne dimentico qualcuno, sicuramente me li sono dovuti scrivere, che un sindaco di una città capoluogo incontra rappresentanti politici, li incontra abitualmente per tanti motivi, che possono essere sia motivi politici, proprio di intravedere un futuro politico, ma anche motivi, diciamo, di funzionali agli obiettivi che cerchiamo di raggiungere per la nostra città. Io l'ho anche detto, l'ho dichiarato, no? Questa grande attenzione, quasi ossessione da parte di qualcuno di sapere cosa farò fra quando andrò a scadenza, perché il mandato mio, il secondo mandato, come sapete, è a scadenza, e come i cibi scadono, scade anche il mandato del sindaco, che non è più riproponibile una terza volta. Vi terrò informati, nel senso che, no, abbiate pazienza, non è una cosa che, chiaramente, sto facendo le riflessioni, l'ho dichiarato, non mi preoccupo, non mi vergogno a dirlo, quindi potrei anche candidarmi al prossimo consiglio comunale, perché no, la mia lista, e faccio il consigliere comunale. Naturalmente auspico, questo lo dico con sorriso, che prevalga sempre un rispetto. Oggi è sembrato un dibattito a tratti surreale, non si danno i voti ai colleghi consiglieri, cioè uno fa il proprio lavoro rispettando quello degli altri, quello che fanno gli altri. Non è oggetto di censura, non dovrebbe essere oggetto di censura specifica, perché veramente mi sembra una cosa fuori luogo. Ma non voglio parlare di questo quanto dell'altro aspetto importante, dell'altro evento che è accaduto in settimana, che è quello che è salito agli onori della cronaca, cioè questa protesta, questa iniziativa che è stata presa da un comitato che si è riunito all'ingresso dell'aeroporto di Comiso per manifestare il dissenso, diciamo il disagio, nei confronti di una politica gestionale dell'aeroporto stesso, che appare deficitaria, comunque non in linea con le aspettative della comunità ragusana. Abbiamo scelto di non partecipare a questa manifestazione, ma non per questo, e questo condivido assolutamente quello che ha detto il consigliere Iurato, non è che partecipare a una manifestazione significa essere a favore dell'aeroporto, non partecipare significa essere indifferenti verso le sorti dell'aeroporto. Non è così, non mi sono piaciute alcune prese di posizione. È giusto protestare, io tutto il rispetto, il massimo rispetto per chi lo ha fatto. Ogni cosa che si fa e che va nella direzione di smuovere un pochettino le acque è certamente qualcosa di utile. Noi abbiamo deciso, io non da solo, come sapete, un certo numero di altri amministratori locali, a cominciare con in testa la sindaca del comune che è protagonista della vicenda, che è il sindaco di Comiso, con la quale mi lega un ottimo rapporto, diciamo, anche di amicizia, ma di condivisione, si è portati avanti su un'iniziativa che cerca di affrontare in maniera concreta il problema, perché non ci sfugge che c'è un problema, non ci sfugge che, anzi, siamo assolutamente pienamente consapevoli delle difficoltà di questo aeroporto, del fatto che noi abbiamo potenzialmente una struttura, un'infrastruttura che ci potrebbe consentire di viaggiare speditamente per motivi di lavoro, di salute, di universitari, per vacanza, una struttura che ci consente di ricevere turisti in maggior quantità rispetto a quello che succede adesso. E quindi qual è la cosa, la novità, perché io sapevo di queste cose che possono emerse e che saranno oggetto sicuramente di un confronto che ci sarà il 27 di novembre, che c'è una partecipazione della Regione con un contributo economico di un certo rilievo, c'è una partecipazione del Libero Consorzio con l'utilizzo dei fondi ex INSICE, ma io credo che non basti. Noi in queste occasioni di confronto, non solo con i vertici della SAC,
ma con tutti gli altri operatori, e mi preme dire ed evidenziare che il vertice, la testa dell'acqua, come si dice, il soggetto poi che in capo al quale è la decisione su tutto quello che succede sulla società Aeroporti Catania, è la Camera di Commercio, non dimentichiamo, di cui siamo soci anche noi, anche il Comune di Ragusa. Sappiamo quello che è successo alla nostra Camera, non andiamo a ripercorrere questa storia qui, ma è un dato di fatto che il 60% delle quote della SAC sono della Camera di Commercio, che la Camera di Commercio ha avviato un iter che io personalmente condivido, io lo dico apertamente con trasparenza, per arrivare a una privatizzazione dell'aeroporto, dell'asse aeroportuale Catania-Comiso, laddove dei privati sono intervenuti a gestire gli aeroporti, ci sono stati vantaggi immediati, questo è un dato di fatto, uno storico che riguarda anche la nostra nazione, ma comunque è un'attività intrapresa già, come sapete, dalla Camera, dall'ente che realmente controlla la società di gestione aeroportuale, e quindi dobbiamo capire a che punto siamo. So che già siamo rivolti a un advisor per avviare tutto l'iter per individuare il soggetto privato tramite chiaramente procedure a evidenza pubblica, e soprattutto io credo, e questa è la nota importante, e sono convinto, come penso tutti noi qui dentro, che dobbiamo trovare il modo per far tornare a scegliere Comiso alla compagnia che, volente o nolente, è quella che determina la destinazione turistica di tutti noi. Perché non è che quando noi decidiamo di andare, di viaggiare, di fare un viaggio, lo scegliamo liberamente. Purtroppo non è così, può non piacere, a me non piace, ma noi andiamo a vedere la compagnia low cost dove ci porta con pochi soldi, e alla fine la maggior parte dei viaggiatori scelgono quella destinazione solo per questo motivo. Allora noi dobbiamo trovare le risorse, siccome queste compagnie si muovono soltanto con i denari, cioè se le paghi atterrano nel tuo aeroporto, se paghi un tot euro per ogni passeggero scelgono il tuo aeroporto, se no non lo scelgono. Allora io dico, siamo in grado di trovare queste risorse? Secondo me lo sforzo che dobbiamo fare tutti insieme è trovarle queste risorse, e non lo possiamo fare perché dobbiamo convincere la Regione ancora di più di quello che fa, dobbiamo convincere il Libero Consorzio, che mi pare che non difetti, diciamo, di disponibilità. I singoli comuni possono fare una parte, anche se una parte certamente non incisiva come gli altri enti che ho citato prima. Quindi ci riusciamo? A me risulta che il canale si sia riaperto, non è un canale chiuso quello lì. Insistiamo, vediamo che succede il 27, cioè cerchiamo di arrivare a dei risultati concreti che vedono coinvolti tutti gli operatori, tutti i soggetti interessati, e noi tutti siamo ovviamente interessati e cerchiamo di perseguire gli stessi obiettivi. Io volevo dire questo, il resto l'assessore hanno detto, non so, il consigliere Bitetti è andato via, vabbè, non più parlava. No, mi parlava del discorso dell'ospedale, diciamo che lo dico. No, consigliere, mi sollevava una questione importante della struttura ospedaliera, della rianimazione di questo reparto nuovo che sta nascendo, ma questo lei saprà sicuramente meglio di me, che si tratta di fondi che derivano dall'emergenza Covid, è una struttura che è stata realizzata in tanti ospedali, anche l'ospedale Ragusa, in previsione, facendo tutti gli scongiuri, di una possibile nuova epidemia, e quindi questa struttura servirà per quello. Sappiamo perfettamente che purtroppo nei nostri bandi, soprattutto per alcune specializzazioni, le partecipazioni sono praticamente inesistenti. Ne abbiamo parlato col direttore generale, con il quale abbiamo avuto un incontro in sede di conferenza dei sindaci. C'è un nuovo piano sanitario che, attenzione, è in divenire, in evoluzione. Noi con l'assessore Iacono stiamo cercando di avanzare delle nostre proposte. È chiaro che la questione sanitaria non è bella, non è una bella situazione in questo momento, proprio per la carenza di personale, però limitatamente a quella struttura, ma meno male, cioè è giusto comunque farla, anche se erano risorse di fondi speciali, non erano nel piano sanitario nazionale, ma erano limitatamente a questo obiettivo. Chiaramente poi dovremmo riempirlo di personale. Su questo ho delle enormi perplessità anch'io. Lodo i monti di concorsi che purtroppo vanno deserti, dobbiamo essere più attrattivi, ma purtroppo i medici, quei pochi medici che scelgono quelle specializzazioni, poi scelgono di andare a lavorare dove c'è una sede universitaria, perché lì possono formarsi, lì hanno una casistica certamente superiore alla nostra. Allora come si fa per essere attrattivi? Io qualche idea
ce l'avrei, se vuole poi ne parliamo. No, dobbiamo creare delle strutture, dei presidi sanitari di alta specializzazione, di alta anche mi creda, io questo lo dico anche sapendo dire una cosa poco impopolare, anche smettendola di soffermarci sull'interesse dell'ospedale della singola città. Noi abbiamo 3 strutture sanitarie, si trovano a pochi chilometri di distanza l'una dall'altra. Concentriamoci nel rafforzare i reparti di livello di qualità, e ce ne sono già tanti, lei questo lo sa bene, ci sono tanti reparti di qualità, cerchiamo di puntare sulla qualità. Se vogliamo attrarre medici, il medico giovane deve venire qui perché sa che qui si può formare, perché... allora questo passa purtroppo anche da scelte impopolari. Siamo disposti alle scelte impopolari, oppure ogni ospedale deve avere il reparto di questo, di quel, cioè ogni ospedale deve avere tutti i reparti, perché se no sembra una lesa maestà, se no c'è la sollevazione, se no... Siamo disposti a fare questo passaggio in più nella prospettiva, attenzione, che dobbiamo avere e che ha il direttore generale, perché me lo ha detto chiaramente, e dobbiamo cercare di averla tutti, e lo dico soprattutto al consigliere del partito di maggioranza relativa in Italia e anche in Sicilia. Dobbiamo cercare di lavorare tutti insieme per trovare i fondi per completare il nostro ospedale. Giovanni Paolo II, come sappiamo tutti, ha un progetto in essere già pronto per raddoppiare la propria dimensione. A quel punto sì che Ragusa diventa effettivamente baricentrica e diventa il polo ospedaliero che servirebbe non solo la provincia ma anche i paesi che sono limitrofi alla nostra provincia. Allora sì che potremo veramente parlare di un ospedale di eccellenza. Ci mancano 40 milioni, consigliere Bitetti, perché 40 ci sono, ma ce ne vogliono 80. Sì, sto dicendo, sì, quelli che devono occupare, però facciamo un ospedale d'eccellenza, che dobbiamo essere attrattivi. In ogni caso questo ospedale va completato, c'è un progetto, è stato fatto, dobbiamo trovare le risorse, lavoriamo insieme, no, ognuno per quello che può fare, per trovare le risorse, perché quando ci sarà un ospedale veramente di livello regionale tra i migliori, potrà essere l'ospedale Ragusa, l'ospedale dell'intera provincia, l'intero distretto del sud-est, ed è l'obiettivo a cui dobbiamo tendere. Io so che è una strada lunga, difficile, però credo che poi alla fine, essendo un obiettivo comune di tutti, possiamo veramente trovare il modo di portarla avanti insieme questa iniziativa. Grazie. Grazie, abbiamo concluso l'attività ispettivo, dichiaro concluso il Consiglio Comunale odierno, augurando a tutti voi una buona serata.